Allora, volevo dirvi un pochino il programma della giornata, ma naturalmente un programma che può subire tutte le variazioni che voi volete, perché a questo punto, essendo anche l'ultimo giorno, mi piacerebbe che voi stessi foste a modellare un po' il percorso che andiamo a esplorare o andare a puntualizzare sulle cose che più vi interessano, più vi appassionano o vi servono. Io pensavo di fare così, intanto c'è una struttura che volevo dare alla giornata, era più o meno questa. Volevo concludere il discorso di Portatore di Storie, volevo farvi vedere almeno un altro filmato legato all'esperienza di Santa Fe, poi vediamo se è necessario. Anzi no, dopo mi mantengo l'altro per un'altra storia, niente, tiro indietro la parola. Cioè, comunque vi faccio vedere a conclusione quel video lì, un video sempre di pochi minuti, che documenta quel lavoro che abbiamo fatto sul campo a Santa Fe, e poi vorrei dedicare una parte a parlare di memoria, memoria e mente. Nel senso che noi abbiamo lavorato molto intorno a problemi legati alla memoria e alla mente, facendo dei film, degli spettacoli e facendo un museo, in particolare il Museo della Mente, che forse ho citato ieri, che mi è particolarmente caro per l'esperienza, insomma, che ci ha portato. E quindi volevo fare proprio un siparietto legato a questo rapporto Studio Azzurro e la mente, se vi interessa, cioè che poi vuol dire memoria, eccetera. Dove potremo vedere anche dei filmati che spero vi possano interessare. E, partendo da questo, poi vorrei passare invece al discorso dei musei di narrazione, cioè a quella parte che non è normalmente assimilabile, viceversa da come la penso io, al mondo dell'esperienza artistica, che è quella degli allestimenti museali, della concezione, della progettazione degli allestimenti museali, che secondo me è una pratica che può esservi molto interessante per coloro che vogliono intraprendere anche questa professione e pensare e immaginare il video anche in un'ottica diversa, cioè quella di essere utilizzato come un'espansione delle potenzialità delle storie, delle collezioni, delle vicende del territorio. Quindi forse per qualcuno di voi può essere interessante questa materia, perché è anche una materia che può avere uno sviluppo interessante dal punto di vista economico, professionale, eccetera, eccetera. Quindi un altro blocco che vorrei legare proprio al discorso del museo di narrazione, e dopodiché vediamo cosa ci porteranno i nostri post-it, perché quello credo che sarà la nostra variabile della giornata. Quindi un po' questo percorso della seconda giornata, ma vi chiedo veramente di utilizzare, non avere pudore nel farmi domande o dirottando anche le nostre disquisizioni su altri territori, perché naturalmente io sto sacrificando anche molto dal punto di vista, molto, ci vuole una settimana per vedere almeno una buona parte dei lavori dello studio, ma ad esempio c'è tutto un'area teatrale, che sono 20 spettacoli che abbiamo fatto, tra l'altro racchiusi in questo bel libro che ci ha fatto Contrasto all'inizio di quest'anno, che per la prima volta racchiude un po' tutta questa esperienza, questa lettura, così come un po' la parte cinematografica che andremo a toccare un pochino adesso, ma ovviamente ha un suo excursus che insomma in particolare, e allo stesso modo diciamo tantissime altre installazioni che non abbiamo visto, per cui se avete delle curiosità, delle cose, possiamo andare a tingere in questo database che abbiamo qua a disposizione. Allora, per continuare il discorso di ieri sui portatori di storia, vi avevo introdotto che il Mediterraneo, di cui abbiamo visto anche lì un pezzo, perché tra l'altro c'ho più di 60, devo dire, molto interessanti piccoli documentari di un minuto l'uno legati al savoir-faire mediterraneo, cioè all'uso delle mani, dei gesti e dei suoni che derivano dall'uso delle mani e dei gesti sulla materia, che sono molto interessanti, cioè sviluppati un po' nell'arco di tutto il Mediterraneo. È un'iniziativa in progress che stiamo
che stiamo portando avanti con delle radici anche, diciamo così, tipo antropologico, ed è una collezione che abbiamo portato in giro parecchio, sia sotto il livello di semplice dimostrazione, di installazione, ma anche di spettacolo, perché faccio delle serate in cui, mostrando tutti questi video di questi artigiani, che poi sono piccole performance, come vi dicevo, musicali, lavorative, espressive, insieme a due musicisti riesco a fare una serata che ha anche un suo valore, insomma, abbastanza. Recentemente l'abbiamo fatta a Palermo, interessante come viaggio proprio nella sensibilità mediterranea. È un derivato, diciamo, di quella ricerca che vi ho sommariamente fatto vedere ieri, no? Allora, per tornare ai discorsi del portatore di storia, il discorso del portatore di storia è quello proprio, la novità per noi è quello di applicare tutta la componente poetico-tecnologica che noi avevamo sviluppato sino a quel momento, sino a 6-7 anni fa, e riportarla invece a una pratica sul campo, cioè andare in mezzo alla gente, andare a cercare di raccogliere dei dati che possono essere dei dati anche poco significativi dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista relazionale magari se lo sono molto di più, no? Esperienza che ha un suo punto di culmine nel quarto lavoro di quella serie lì, che è stato un lavoro che abbiamo fatto in occasione dell'Expo Universale di Shanghai, e che è al padiglione italiano, con un'installazione in cui portavamo una serie di, erano circa 600 personaggi raccolti in 6 città italiane, 6 borghi italiani, diciamo 6 città di particolare valore nella relazione tra bellezza del luogo e qualità della vita, e interesse architettonico anche, perché l'Expo di Shanghai era intitolata Better City, Better Life, cioè quindi tutta legata un po' alla concezione della città come città vivibile. E allora in quell'occasione a Shanghai abbiamo pensato di poter portare un po' come fossero dei mastri comacini, insomma, questa serie di persone che vanno a raccontare perché la loro città è così interessante, ma non in maniera così banale, ma raccontandoci dei luoghi, dei percorsi della città. Questi percorsi formano poi su questo grande schermo trasparente che abbiamo costruito, era un'installazione che aveva diversi piani di lettura, un intreccio di mappe che erano state forse, avevano avuto origine in quell'esperienza che vi ho fatto vedere ieri a Casablanca, no? C'era quell'idea lì, l'abbiamo sviluppata. Quindi queste mappe che loro disegnano diventano come dei tracciati che si spandono nell'ambiente stesso e costruiscono questa rete immaginaria di una città che non ha disegnatori che negli studi di New York che ne fanno la planimetria e tutta la parte urbanistica, ma nasce dai racconti, dall'esperienza, dalle emozioni delle persone che ci tracciano queste linee di percorrimento. Ed era interessante vedere proprio il pescivendolo di Siracusa piuttosto che il marinaio di Chioggia e quello di la signora di Trieste, insomma, che ognuna raccontava l'esperienza della città da un punto di vista, che so, la Trieste è la città del vento, ovviamente ci raccontava cosa voleva dire il vento dentro la città, o la città delle luci, delle ombre, la città del silenzio, Lucca, cioè tutte quelle componenti che normalmente nella pratica di chi disegna città, specie in Cina, e questo era anche il riferimento nostro, non vengono tenute minimamente in conto, perché appunto le città sono delle grandi planimetrie funzionali dove la memoria, la storia, le emozioni, le condizioni atmosferiche, le stagioni non vengono tenute in considerazione, no? In linea di massima. Ecco, quindi noi volevamo portare questa esperienza, insomma, dei borghi italiani, della loro qualità, quindi avete un esempio peraltro, no? Della loro qualità estetica,
e della loro capacità evocativa, della loro straordinaria capacità anche di mettere insieme le persone, che nasce proprio dal fare, dal costruire, dall'avere comunque attenzione a tutti questi elementi. Ecco, però vorrei ricominciare solamente facendovi vedere, poi se volete anche quello di Shanghai ve lo posso far vedere, ma vorrei cominciare a parlare di portatori di storie partendo da Santa Fe. Santa Fe è stata una biennale che ci ha invitato a fare un'opera, e è stata una biennale abbastanza particolare, un'edizione abbastanza particolare nella sua storia, perché chiesero agli artisti di fare un lavoro sul territorio e a noi ci venne proprio a fagiolo, perché avevamo proprio questa intenzione. E allora ci invitarono una settimana a Santa Fe a fare il giro di tutto quel territorio lì, che è un territorio magnifico, un territorio che sta su questo altipiano molto bello, dove c'era tutta una grande riserva indiana, e dove i pueblo dei nativi della tribù Hopi hanno segnato un po' tutta la cultura e il territorio, tant'è vero che è una città che non ha grattacieli, cioè non è la classica città americana, è proprio una città fatta con la paglia e la terra, anche nei suoi edifici, mantenendo quello stile da pueblo che deriva proprio dalla cultura tradizionale. E a quel punto noi siamo andati a cercarci un po' di personaggi, non è stato semplice perché c'era di mezzo una lingua, c'era di mezzo anche una conoscenza relativa. E quando siamo tornati la seconda volta, quindi abbiamo fatto un ciclo di 10 giorni di riprese, però abbiamo raccolto una serie di testimonianze molto significative riguardo la diversa interpretazione che dà la cultura, tra virgolette, yankee rispetto a quella dei nativi, sui luoghi, no? Una cosa che emerge in maniera nettissima è che tutti i bianchi dicono: ah, ma il mio giardino, la mia casa, il mio terreno, il mio albero, sempre il mio, cioè nel senso di quella proprietà, mentre tutti gli altri dicono il fiume, la mesa, cioè luoghi che in qualche modo condividono con tutti quanti, in cui l'idea di possesso non è vincente. Però ve lo faccio vedere perché ha una sua, ecco qua. Bisogna fare un po' di buio perché è una documentazione un po' scura, un po' dark, diciamo. No. Quella è un'altra cosa. Eccola qua. Sì? L'audio. Forse di qua. No, qui ci siamo. Qui c'è l'audio. Se o che ta che o che no povisa pimpovi romur. Non ho fatto niente. From Santa Fe, you follow the highway north. Come vedete, qui si è perfezionata un po' la tecnica del far girare le persone, quello che vi dicevo ieri, questo montaggio in tempo reale. Well, from Taos you go south to go to my village, Claro. You take 68. Ecco, dietro di loro compaiono dei segni che lasciavano delle tracce sulla sabbia, che noi gli chiedevamo di disegnare a conclusione del loro racconto, come
un elemento di riferimento simbolico. Agafrida Street, about 2 miles, 3 miles from the plaza, going south. It's on the left. You got a white wall. You really can't miss it. She's a sweet little old lady, Helen Sharp, and her husband. They've built this miraculous event. From Santa Fe to get to 522, what you want to do is go north on Highway 7. And as I grew older, I came to feel a connection to the area along the Santa Fe River. And they thought she was she's an outsider, but they weren't quite sure. And all of a sudden, her aunt got up and took a look over there. She said, I know who that is. That's Turkey Girl. Hills in between those smaller hills, and you'll find yourself at Santa Clara Pueblo. And in the middle of the plaza, you will find a pile of go north to Santa Clara Pueblo, and you have to go on the north side of Santa Clara Canyon, follow the hill west until you reach the top of that. Walking on the hill behind my mother's house in the canyon, in the evening, the sun coming over, and there's long shadows of the pinon and juniper trees. Really, it was the feet making the drum noise for me. And for me, the drum beat was the heartbeat. And Santa Clara was up high into the sky, and sometimes they're just like tiny specks against the blue sky. Ci sono alcune considerazioni da fare dal punto di vista anche tecnico, semplicemente tecnico percettivo. Ad esempio, tanto vabbè, la difficoltà che ci siamo creati nel fare questo piano inclinato, perché far camminare le persone in un piano inclinato è stata trovare l'escamotage per poterlo fare, abbastanza complessa, perché c'è anche un problema di qualità. Noi avremmo bisogno, per poter mantenere una qualità alta della rappresentazione delle persone, di fare un'inquadratura più piena possibile, quindi non è che possiamo prendere un piano inclinato, riprendere le persone che salgono, perché il risultato sarebbe che la persona avrebbe una qualità di definizione bassissima, perché entrerebbe in uno schermo così, con una figurina che passa così, poi potete immaginare che la qualità sarebbe veramente bassa. Quindi noi abbiamo la necessità, e questa è la difficoltà di queste riprese, o di seguire con un carrello la figura, in modo tale che noi ce l'abbiamo sempre a pieno schermo, però la seguiamo, mettiamo dei marker, e questi marker poi con After Effects riusciamo a ricomporne il movimento, cioè riusciamo a far camminare, praticamente noi seguiamo la persona col carrello, così,
Dopodiché in montaggio quell'inquadratura, la facciamo spostare all'interno dello schermo e dell'inquadratura generale, con una sincronia rispetto ai marker che noi abbiamo messo. Non so se è semplice, nemmeno da spiegare per me, perché io non è che sia proprio un tecnico. Però così noi abbiamo praticamente una figura piccola, ma al massimo della qualità, perché in realtà l'abbiamo ripresa a tutto schermo. Quindi è come se fosse uno schermettino che all'interno dell'inquadratura generale si muove, eccetera. Qui il problema però è che non potevamo fare salire un carrello con un'inclinazione di questo genere, se non con delle attrezzature che il budget non ci permetteva. Allora abbiamo usato una specie di tapirulan, difatti questo forse spiega anche dei movimenti un po' strani che fanno a volte, un tapirulan messo in una posizione leggermente inclinata e poi esasperato un po' con l'inquadratura che la storceva ancora di più. Quindi, no, questo per dirvi insomma che c'è dietro poi tutta una macchinosità che non è così easy, insomma. Sì. Che poi vengono in avanti. No, non in tutti i casi, in questo caso no. In questo caso no, perché sembrano? Non sembrano in pendenza. Beh, perché però il declivio era abbastanza lieve, sì, non è che fosse. Erano tre proiezioni, per cui tutta l'installazione era un'installazione di circa 12-14 metri, insomma, quindi una grande parete. Avete messo il carrello con la telecamera o le persone? Come? Sul tapirulano avete messo il carrello? No, no, le persone, perché c'erano anche persone anziane, insomma, per cui non è che potevamo farle. Vabbè, qui è stata una complessità, poi ci siamo perfezionati. Come? L'audio? Sì, c'erano quattro altoparlanti puntuali e ognuno agiva secondo dove era il personaggio. E la cosa però interessante che vi voglio raccontare è che la nostra preoccupazione era quella di andare a Santa Fe, che è a centinaio di miglia dalla Silicon Valley, cioè dal cuore di tutte le progettazioni tecnologiche, eccetera, eccetera, come sappiamo, no? Quindi cioè, nel centro del mondo di tutto questo apparato. Andare là un po' come i cugini di campagna con la nostra valigetta, far vedere una roba interattiva a questi che insomma stanno facendo di tutto e di più, no? Quindi c'era una preoccupazione abbastanza grossa anche di non fare una roba che dici vabbè, venite qui a fare queste cose. Esatto. E invece con questo tipo di chiave, dove tu non dai mano niente allo spettatore, ma gli chiedi la sua mano per fermarlo, c'è stato proprio uno sbalzo percettivo straordinario. Cioè, gli americani sono sempre abituati ad avere qualcosa che comandi l'oggetto tecnologico con cui hanno a che fare. Cioè, hanno sempre questo bisogno di avere una centrale in mano che faccia sì che insomma, tutto quello che succede ce l'hanno proprio in mano come oggetto, no? Cioè, sono abituati a questa dimensione un po' simbolica delle tecnologie comandate da un remoto. Il fatto di andare a mettere una mano su un muro e toccare, diciamo così, avere l'illusione di toccare questi personaggi, li ha completamente centrati. Cioè, è stato bellissimo vedere la reazione e la partecipazione di queste persone che andavano lì, toccavano, cioè, continuamente. E molto bello ancora di più che nell'arco dei 4-5 mesi in cui è stata in piedi questa biennale, le persone continuavano a tornare lì, perché in qualche modo era un riconoscersi con questo modello rappresentativo. Cioè questa installazione è diventata una sorta di punto di riferimento anche della popolazione, della comunità, diciamo così, che tornava a rivedersi, a riguardarsi, a ripartecipare a questo gioco di fermarsi e di fermare qualcuno che conoscevano, eccetera. Che per me è stata una grande soddisfazione, perché questo tipo di opere hanno proprio la prospettiva di diventare luoghi del rito, della riformulazione del rito. Dicevamo ieri, Benjamin
ci fa leggere la storia dell'arte attraverso tre o quattro fasi importanti, una delle quali è quella iniziale in cui lui dice l'arte nasce da una necessità rituale, da un bisogno di una comunità di riconoscersi in un qualcosa che pone la convergenza di tutti gli interessi, cioè la statua, l'idolo, il feticcio, la cosa che tu metti in campo è, come dire, il punto di riconoscibilità di tutta la ritualità, di tutta la comunità, e in esso in qualche modo esprime un elemento identitario per la comunità stessa. Quindi l'arte ha questa funzione di catalizzare dentro di sé questa capacità di riconoscersi di una comunità, cosa che secondo me è straordinaria. Poi dopo l'arte diventa altro nel corso della sua storia, e bisogna anche sapere, insomma, che l'arte è un processo evolutivo, dinamico, come tante altre concezioni, e però in questa fase storica a me questo interesse, questo punto di vista di un'arte che ritorna a generare elementi di ritualità, di riconoscibilità e anche identitaria, non dispiace per niente, anzi mi interessa tantissimo. Cioè un punto su cui personalmente sto cercando di approfondire e affondare il nostro sguardo, insomma, come una direzione che, piuttosto che l'arte per l'arte o l'arte pura, come dicevamo ieri, l'arte ideologica o addirittura l'arte teologica in senso stretto, cioè ci credo o non ci credo a quel modello di arte, il fatto che invece l'arte possa ritrovare questo dialogo con le persone, paradossalmente attraverso quella tecnica che li ha anche distanziate, no? Attraverso i dispositivi dell'interattività, vuole dire anche far sì che una comunità può partecipare a quella ritualità che può trasformare anche l'opera stessa. Non so se sono riuscito a chiarire bene questo concetto, però è molto interessante. Io dicevo ieri, mi rifaccio a un'icona per capirci meglio, che mi piace, quando mi dicono, ma cosa vuol dire? Cioè, un'opera dovrebbe, insomma, essere lì, insomma, fisica, definitiva. Ma dico no, perché un'opera non è necessariamente così, no? Pensate ad esempio a certe manifestazioni di arti, diciamo, primitive, per certe, tra virgolette, definite tali, come ad esempio proprio la formulazione dei feticci, no? Che fanno parte di cerimonie di forte caratteristica rituale. I feticci sono molto spesso delle figure, delle sculture, insomma, che rappresentano la maternità, la fertilità, piuttosto che il guerriero, piuttosto che un viso, eccetera, no? Fatte attraverso un savoir-faire di chi lo fa, che molto spesso, quasi sempre, non si sa chi sia, ma che comunque lavora su degli stilemi molto precisi, con anche una qualità molto elevata dal punto di vista della sua capacità realizzativa, e questi feticci vengono poi messi al centro di queste cerimonie. Tu che sei antropologa, che sicuramente ci potresti aiutare ancora di più, e in queste cerimonie questi feticci vengono, come dire, trasformati, perché uno ci mette dei chiodi, uno ci mette, non so, un budello che gli gira intorno, o gli infila uno specchietto, gli infila una lamina di ferro, una collanina. Piano piano li avrete visti forse in qualche museo antropologico o etnografico, insomma, che e queste statue che diventano qualcosa d'altro, cioè improvvisamente si riempiono di così tante cose che l'origine da cui è partita tutto questo processo sembra quasi sparire dentro questa forma in progress che continuamente sembra ribollire e lievitare, no? Ecco, per me questo modello è interessantissimo, perché vuol dire che, eppure, per continuare il discorso, eppure questi lavori non perdono un fascino, anzi ne acquisiscono ancora uno maggiore, perché sopra quell'opera dell'artista c'è una patina che diventa una patina condivisa e che in qualche modo tutta la comunità si riconosce. Quindi questo è molto interessante.
ma allo stesso tempo questa patina che ricopre tutto il lavoro originario non fa perdere il senso dell'origine, paradossalmente. È come se tutta questa forma vivesse sotto questa materia sovrapposta e in qualche modo diventasse sempre, rimanesse sempre presente. Vi ricordate quando ieri dicevo mi piacerebbe concepire un'arte che al posto che portare dall'invisibile al visibile facesse esattamente il processo contrario, cioè portasse dal visibile e dall'ipervisibilità che ci siamo costruiti in questa nostra società, riportare nell'invisibile il lavoro per dare forma all'invisibile, più per dare forma, ma per dare forza all'invisibile, cioè per restituire all'invisibile quella capacità di agire sulla nostra immaginazione e farci, come dire, davvero sognare, ma sognare partendo da noi, non perché il sogno ce l'hanno illustrato davanti. Ecco, per me è un po' questo. In quel caso questa scultura sparisce sotto i segni di una condivisione rituale, ma non sparisce la sua essenza, non sparisce il fatto che c'è lì dentro, in una sua invisibilità, paradossalmente, e che mantiene tutta la sua forza. Ecco, e in più c'ha questa forza di tutti questi segni della condivisione. Questo per me è come dire, se dovessi identificare un'icona di riferimento rispetto a come immagino io l'opera d'arte portata su una esperienza storica, ma di carattere anche molto arcaico se volete, e fisica, ecco, quell'icona lì è l'icona che un po' più mi sento di potermi relazionare, insomma, perché sintetizza tutto ciò che invece, ad esempio, per altri, pensate all'inizio del secolo scorso, cosa ha voluto dire l'immissione di tutte le conoscenze sulle arti primitive da parte dei nostri grandi artisti, lo conosciamo benissimo, no? Ma lì era una caratteristica prettamente di carattere formale, era proprio trovare dei modi diversi di rappresentazione, di scomporre la rappresentazione secondo quegli schemi simbolici che, insomma, pensate a Picasso, no? Braque, tutte quelle figure che adesso mi sfugge, va bene, insomma, tutta quell'area lì che, insomma, si è formata proprio sulle questa nuova concezione rappresentativa, però è un interesse particolarmente legato all'aspetto formale. A me interessa invece di più l'aspetto relazionale, perché quelle opere hanno dentro di sé questo potenziale relazionale fortissimo e che spiegano anche come un'opera può rimanere se stessa pur trasfigurandosi all'interno di una processualità. È quello che io tenderei a riuscire a fare, non è facile perché nemmeno noi ci stiamo tentando da tempo, insomma sono ricerche che hanno dei passi molto lunghi. Però questa capacità di iniziare dei processi, dei percorsi aggregativi dove l'opera si trasforma ma mantiene il senso dell'origine, e questo senso dell'origine è il compito che ha un artista, secondo me, non quello di fare l'opera definitiva ma dare questo senso dell'origine. Va bene, in questo caso è stato bellissimo, ad esempio, l'episodio a cui ho assistito il giorno dell'inaugurazione, quando è arrivato questo signore novantenne, ma uno di quei personaggi magnetici, un capo indiano, vestito in maniera estremamente semplice, ma con una propria capacità di diffondere un'aurea intorno a sé pazzesca. E allora me lo presentano, dice questo qua è un grande esponente della comunità del New Mexico, perché è stato un eroe di guerra, è stato uno che ha fatto la marcia su Washington quando ha dovuto, insomma, lottare per certi diritti delle riserve indiane, dei diritti dei nativi, eccetera, eccetera. Quindi è proprio uno dei grandi figure istituzionali delle comunità dei nativi.
E lui è lì con una figlia che l'accompagna, lo sorreggeva un pochino, no? Mi stavano guardando sta cosa, lui guarda sta cosa. E a un certo punto, tra le varie figure che passano, lui dice, ma quella lì non è mia figlia, c'è un'altra sua figlia, no? E scopre che c'è tra tutte quelle persone che noi abbiamo intervistato, inconsapevolmente, non sapevamo neanche chi fossero, perché le fermavamo quasi per strada, insomma, scopre che c'è una sua figlia. Voi non avete idea di che cosa è stato l'emozione di questo vecchietto nel stare lì a guardarsi sulla figlia, fermarla, sentirla parlare, no? Cioè, ritrovarla in questa... Ed è stato molto bello perché dopo lui era in questa cena, in questo pranzo super ufficiale, grandissimo, con, insomma, potete immaginare, all'americana, in un grande tendone che avevano allestito. Lui che era invitato al tavolo d'onore insieme al governatore del New Mexico, a tutte le autorità, a un certo punto ha chiesto di poter sedere al tavolo nostro, che sono tavoli più piccoli, no? E poter parlare con noi. Insomma, è stato veramente un bellissimo incontro. No, ecco, per dire, insomma, anche in una cultura così evoluta come quella americana dal punto di vista delle tecnologie, però c'è qualcosa che tu puoi dare di più e di diverso. Quindi anche le tecnologie si possono interpretare secondo una personalità, secondo una radice che in qualche modo afferisce delle culture differenti. In questo caso noi abbiamo portato la nostra cultura, la cultura della relazione, della pittura in qualche modo, perché qui c'è molta pittura, la cultura di questa attenzione umanistica che ci ha contraddistinto sino a circa 20 anni fa, poi non più, ma comunque questo è un altro discorso. E questo segno identitario che corrisponde appunto a quello che dicevo ieri, quando ti fermano e ti dicono ma si vede che siete italiani, vuol dire che può essere inciso anche in un linguaggio che ha tutte le caratteristiche per essere un linguaggio onnicomprensivo, globale, di tutti quanti, eccetera. E invece trova paradossalmente proprio la sua forza in questo, che essendo un linguaggio che supera le barriere anche linguistiche, delle differenze linguistiche, riesce a comunicare facilmente con tutti perché comunque attinge a un immaginario che ci siamo già super composti in testa, no? di immagini che abbiamo assorbito consciamente o inconsciamente, riesce a parlare a tutte le generazioni, perché anche i vecchietti hanno dentro di sé questo linguaggio, magari mutuato da lunghe ore passate davanti alla televisione, e quindi ha una disponibilità a parlare con tutti, è una specie di neo-vulgaris, se vogliamo metterla così, che però può mantenere delle caratteristiche di identità molto forti. Cioè, su questo secondo me va puntualizzato e va fatto un po' leva, perché altrimenti dovremmo confrontarci su un territorio solamente internazionale, su grandi dinamiche di innovazione, cose del genere, che a me francamente interessano sino a un certo punto. Mi interessa recuperare questo substrato di cultura, di memoria a cui comunque io appartengo. Non so, chiudo qua o se volete vedere anche quello dell'Expo di Shanghai? Sì. Giusto per concludere un po' il ciclo, ma lo riprenderemo poi in un'altra forma. Qui, per arrivare in ballerina si prende la vecchia famiglia. Poi, seguendo le istruzioni, si arriva alla struttura. È diversa, come per stiamo lavorando su degli schermi olopro, cioè trasparenti, dietro cui ci sono altri schermi posizionati come delle quinte, su cui vengono fuori le immagini dei luoghi che loro ci stanno raccontando. C'è sempre questa dinamica, andiamo sempre a riprendere i luoghi che loro ci raccontano. Via Aldo Moro, corriamo via Rosselli. Sullo schermo olografico è necessariamente in retro, perché se no non ha lo stesso effetto. Queste qua invece sono proiezioni frontali su queste quinte. Ecco un po' lo scenario, questo qui è questa strana presenza di disegni, uomini e figure che si parla uno spazio tridimensionale. Si esce dai prati di fronte all'uomo,
si costeggiano le mura rimanendoci sotto. Però la cosa interessante è che bisogna scendere, la discesa. La tecnica è sempre la stessa, sono fermi questi personaggi. Fare tutto il borgo. Ecco, e come in questo caso fermi questo personaggio qui, come lo fermi, lui si gira e appare tutto un coro improvvisamente. Ecco, come vedete, questi segni qui persistono dopo che sono stati generati dal racconto delle vari personaggi e siccome sono proiettati su trasparente, riflettono e rifrangono nello stesso tempo, cioè si praticamente lasciano passare quel tanto di luce che te li fa vedere anche per terra e allo stesso tempo li riflettono dietro creando una specie di ragnatela. A Capo Burro di Porco. Questi sono degli still frame con, dove abbiamo tradotto le storie in cinese. Direzione strada statale 105. Giustamente c'era anche un problema. Fai tutto Corso Matteotti, poi ti trovi una piazza che si chiama Piazza Archimede, dove c'è tutta una fontana. Queste qui sono uno a uno proprio, queste sono uno a uno, leggermente più grandi, quelle che ha visto ieri sono più grandi ma volutamente, in questo caso sono abbastanza uno a uno, cioè, leggermente più grandi perché la percezione che tu hai, se tu le facessi proprio a grandezza normale, sarebbe di avere delle persone più piccole davanti, quindi dobbiamo sempre ingrandirle un pochino. Sì, sì, sì. I luoghi sono i percorrimenti che noi facciamo seguendo le mappe che loro ci hanno indicato. Cioè, loro ci dicevano, in quel luogo lì a Lucca sentivo io ogni sera, sentivo Ornette Coleman, mi pare, se non mi ricordo, col suo sax, quando è stato preso, Chet Baker, quando era stato incarcerato, che lui dalla prigione suonava e sentiva questo suono, no, nel silenzio della città, e lui diceva, vabbè, ma dov'è questo posto? E ci faceva tutto il tracciato e noi poi lo andavamo a riprendere proprio percorrendo la stessa mappa. Bene, con questo chiuderei il capitolo portatore di storie che ieri poi ci ha fatto arrivare, anzi ci ha fatto partire in qualche modo dall'ultima esemplificazione che è quella della Genesi, quella che abbiamo fatto per la Biennale, e se volete invece aprirei, se non ci sono domande, su questo. Perché la porta scala? Perché è tutta una storia legata alla loro tradizione, le loro mitologie, che loro stanno aspettando di arrivare a quella che si chiama il quarto stadio della salita delle scale della loro mitologia, una cosa abbastanza complessa dal punto di vista della mitologia del popolo nativo degli Hopi, delle tribù degli Hopi, che hanno queste bellissime storie. Poi non so se avete visto, c'è questa strana buca dove uscivano le scale, no? Presente. Ecco, lì loro si infilano dentro quando devono prendere delle decisioni molto importanti come comunità, come tribù,
si infilano i capi, diciamo, le persone più rappresentative, si infilano dentro questa buca e stanno dentro per tutto il tempo che è necessario a trovare la decisione unanime. Quindi calano i cibi, ma loro stanno lì, possono stare dentro 2 ore o 20 giorni. Quello che sarebbe bene ogni tanto facessero nel nostro Parlamento, li metteremo in buche, li caliamo da mangiare, e sinché non decidono, sinché non si mettono d'accordo, non li tiriamo più fuori. Ma insomma, perché per loro era, cioè, un significato simbolico, il ritorno dentro il ventre della madre terra, e dentro questo ventre in qualche modo loro ripartoriscono una concezione, un'idea, un modo di fare, giusto? Però ecco, questa bellissima cosa che a me piace, sono molto faticosi questi lavori, ve lo dico, cioè nel senso che andare anche negli Stati Uniti 3 volte lì con le comunità, parlare, prendere contatti, convincerli, cercare di trovare, sollecitare sempre lo stimolo giusto perché ci sia una risposta, è a volte davvero faticoso, molto di più di quanto ti restituisce dal punto di vista anche economico tutta l'operazione, perché comunque c'ha sempre un risvolto economico, c'è una troupe, c'è tutto un grosso lavoro di montaggio, spesso ci dobbiamo portare anche quelli che fanno post-produzione dietro, perché mentre noi giriamo loro già preparano tutti i layers, cominciano a vedere, a valutare, a capire, insomma è molto macchinosa, però devo dire è straordinariamente affascinante, perché sono tutte operazioni che ti rimangono dentro, perché sono tutte operazioni di straordinaria forza relazionale. E allora questo mi piace molto, cioè un'opera relazionale deve nascere anche da subito come un'opera di relazione. In questo caso ha avuto la fortuna, come abbiamo visto ieri pomeriggio, di nascere da un workshop fatto con questi 15 artisti marocchini, quindi è stata la sua genesi, è stata proprio così, è stata un'opera in cui ci siamo scambiati tante idee, tanti motivi, tante riflessioni, e che abbiamo costruito insieme e che poi abbiamo sviluppato in questi altri lavori, facendola evolvere come una sorta di format, perché così è, insomma, sono tutte opere diverse, ma afferiscono un po' tutte la stessa dinamica. E a mio avviso hanno questa potenzialità che si deve ancora esprimere appieno per essere cose che si possono deporre in un luogo e possono diventare un momento catalizzatore anche delle persone, in cui si ritrovano le persone. Se riuscissimo a trovare anche la chiave affinché queste possano evolvere anche indipendentemente da noi, attraverso delle testimonianze che si aggiungono, delle presenze che si aggiungono, sarebbe il massimo, però non è facile. Però il rapporto col territorio è un rapporto che per me è diventato essenziale in questa concezione di arte. Poi lo vedremo, perché il museo diventa proprio questo, no? E qui ce ne abbiamo anche un esempio proprio sopra di noi. Cioè i musei, se riescono a recuperare questa dimensione di appartenenza territoriale, dato che sono luoghi che stanno lì e non possono essere esportati, quindi punto di catalizzazione, di convergenza, di iniziative, di energie del territorio, allora il museo diventa davvero un nuovo polo di riferimento per l'identità di tutta la comunità. Sia per la sua storia che può contenere, sia per tutto ciò che può produrre anche di nuovo. E secondo me abbiamo bisogno tantissimo in questo momento di questi luoghi fisici, visto che abbiamo recuperato sicuramente la potenzialità di un luogo virtuale come è quello della rete, che ci, per fortuna ci fa uscire anche dall'isolamento, cioè della piccola comunità isolata in un paesino che non riesce a dialogare col mondo. Ci sono gli strumenti per farlo, ma c'è bisogno di recuperare la dimensione identitaria di quel luogo, lo sviluppo della memoria e delle potenzialità, delle caratteristiche di quel luogo. E allora i musei possono, secondo me, diventare i luoghi dove si possono raccontare le storie di quella comunità. E in qualche modo io, nella mia testa, insomma, faccio così una piccola divagazione,
me li vedo proprio come i luoghi di convergenza delle persone. Nel Novecento è stato il cinema questo luogo di convergenza, adesso si sta sfrangiando anche il cinema in queste multisale dove i ragazzini vanno, ma non certo per andare a vedere il film è tutto un elemento secondario, ma per ritrovarsi, mangiare qualcosa, giocare, insomma stare lì, passare la loro giornata. Ecco, questo è molto deprimente, che i luoghi di ritrovo oggi siano destinati a essere i centri commerciali, le multisala e gli stadi, diventa, cioè c'è da pensare dove sono andati a finire i luoghi di convergenza delle comunità. E allora, così, la mia illusione, la mia ipotesi è che invece i musei riqualificati, ridisegnati nel loro anche modello, proprio perché contenitori di memoria, finalmente uscendo da questa strettoia della contemporaneità, del presente continuo, no? Che qui siamo stati un po' portati da questa ideologia, come dire, tardo-capitalistica, uso dei termini un po', giusto per intenderci, ecco, che invece questi luoghi diventino veramente dei nuovi luoghi di catalizzazione delle persone, dove ci si può incontrare, si può lavorare, si può vedere, si può discutere, si può impostare anche una relazione forte con appunto la propria memoria e con una capacità anche di portarsi in avanti verso un futuro che comunque tu, verso il quale devi metterci le mani, non è che puoi pensare che venga così di... Anzi, c'è bisogno di un'azione diretta di ciascuno di noi per forse per poter andare nella direzione giusta. E quindi uscendo da questa ideologia del presente, muoversi con questo recupero della parte della memoria e anche della capacità di immaginare futuro, insomma. E penso che musei potrebbero essere davvero questo, cioè se in ogni luogo ci fosse un museo sarebbe quello che prende il testimone da quello che ha fatto il cinema e quello che malamente stanno facendo questi luoghi di questi tempi del consumismo e dello stare insieme un po' precario. Bon, questa è la mia piccola filippica. Però luoghi della memoria ci porta a un'altra vicenda che lo studio ha intrecciato per lungo tempo e che ci ha inseguito come una sorta di ombra fertile in tutti i nostri lavori. E, non so come iniziare, ma inizierei da qua forse, da un film. Inizierei da un piccolo film che abbiamo fatto. Tanti anni fa, ti mando alcune notizie che nel sistema telepatico mi sono arrivate, che vi paiono strane, ma che sono vere. 1. La Terra sta ferma e gli astri girano su una parte della Terra. 2. La donna non ha padre. Vostro padre era una donna. 3. Per televisione ci sentite, ci vedete, mediante quadrante e radar e nel sistema telepatico. Elisabetta d'Inghilterra, spinacea, alta, bocca stretta, naso ad Y.
bandiera rossa e nera, fusione Cecoslovacchia con Copenaghen 1957. Ecco, così va bene. Domenica 127, pioggia di stelle. Allora partiamo oggi pomeriggio. Io rimango. Narrativo, stop. Il graffito è un enorme libro murale. E si estendeva per tutto il cortile, un reparto immenso, di 200 metri circa. Guardate bene questo personaggio. Permette? Mai prese? Io non posso spedire questa roba. Ti aggiungo altre notizie che mi sono pervenute anche stando dentro sul posto di cronaca nel sistema telepatico. Il graffito di Nannetti è formidabile. Perché con il buio non si possono fare le foto? Certo che si può. Nanoff scrive di notte. Le persone sensibili non esitano se devono scegliere fra il giorno e la notte. Le casseforti bancarie possono essere aperte nel sistema nucleare elettromagnetico. Sono anche comprese le banche nucleari. Le casseforti si possono anche aprire mediante chiave sistema, che varia anche tutti i giorni. Che cos'è questo film? È un film dell'85, o dell'84 forse addirittura, non ricordo, 84-85 insomma, agli inizi un po' del nostro lavoro, e aveva questa prerogativa, che era un film che era nato sulla base di una esperienza espositiva che avevamo fatto a Volterra, e in una di queste serate, qui parlando con gli organizzatori, così mi chiedevano loro: ma che cosa farai, cosa state facendo, cosa state preparando? Dico: sto scrivendo una sceneggiatura, volevo fare un film. E gli raccontavo: ma sei una persona che in una stanza si mette a scrivere dappertutto. Dice: ma guarda, qui c'è il manicomio, c'è uno che per 15 anni ha scritto sui muri dell'intonaco di tutto questo edificio, perché non vai a dargli un'occhiata, perché ti può essere utile, no? E io il giorno dopo mi sono precipitato lì, mi sono trovato davanti a questi 186 metri di muro, tutto completamente graffito da questa figura in 15 anni di lavoro. Una cosa meravigliosa, no? Bellissimo. E allora ho detto: prendo atto che la mia sceneggiatura la butto in un cestino e ricomincio da questo fatto, che è un fatto reale. E allora questo Oreste Ferdinando Nannetti, detto Nanoff, non era conosciuto per niente, o pochissimo, pochissimi lo conoscevano. Adesso è diventato una specie di figura cult dell'orizzonte dell'arte irregolare, no? E sta a, come si dice lì, a Losanna, dove c'è il Museo dell'Art Brut. Ormai sono state fatte diverse mostre, pubblicazioni, spettacoli su di lui.
questo, il fine di questo film era non solo fare un film, ovviamente, ma era anche quello di cercare di qualificare il valore di quell'operazione che lui ha fatto in quanto veramente straordinaria. E non so se avete sentito qualche cenno di qualche frammento della sua scrittura, che peraltro era anche difficile da... Io sento un po' di rimbombo però qui dentro, no? C'è un punto quando detto ah, ecco. No, magari possiamo abbassare un po', che tanto... Ecco, è veramente questo personaggio è un personaggio straordinario, si è chiuso in un suo mondo all'interno di un padiglione criminale del manicomio di Volterra e in questo mondo si è avventurato dentro questi scenari che lui racconta con, sia scrivendo, sia disegnando, sia componendo delle tabelle immaginarie, fantasiose. Però dandoci, regalandoci questa meravigliosa opera di, che io non chiamerei mai artistica, francamente, ma che chiamerei un'opera di straordinaria immaginazione, insomma, di potentissima immaginazione. Ora, purtroppo il fine, che dicevo appunto, il film era anche quello di poter sensibilizzare alla conservazione, questa cosa non è andato a buon termine, perché purtroppo ormai è rimasto quasi niente di quello che avete visto, e solamente alcuni frammenti e delle fotografie che le ricostruiscono, diciamo, nella sua interezza, perché per fortuna erano state fatte delle fotografie sistematiche. Però questo è un po' l'incuria, la nostra sbadataggine, la nostra scarsa sensibilità a capire che cosa è bene conservare per quel che riguarda la memoria di un luogo, di una storia, di una vicenda, di una popolazione. E allo stesso tempo il fatto che cogli, capisci che da questa esplosiva immaginazione che può produrre anche uno stato patologico come la follia, e qui si riconduce al discorso proprio perché non può essere arte, secondo me, questa roba qua, perché quello, cioè, uno stato di inconsapevolezza totale, l'arte è un prodotto culturale che sta all'interno di una strategia culturale che quindi richiede anche una lucidità, diciamo, di percorso. Però è indubbio che, come in altri casi, ieri ne abbiamo visto qualcuno parlando di sordomuti, come in alcuni casi lo stato di privazione patologica di una capacità, di una potenzialità, esaspera talmente la sensibilità da altri punti di vista che questa sensibilità esasperata, fibrillata, indubbiamente diventa una materia di incredibile interesse, come una specie di materia prima molto caliente che dopo devi sapere anche usare. E Nannetti per me è stato, come dire, uno degli angeli custodi, se usando mitologie appropriate. È stata una di quelle figure che mi è risuonata in tutto il percorso di questi 30 anni che abbiamo fatto, cioè l'ho ritrovato, l'ho riutilizzato, l'ho rincontrato e appunto vi vorrei anche raccontare un po' di questi incontri. Come? Forse era consapevolmente un albore di quello che sarebbe avvenuto dopo. Però è proprio il suo mondo che sapeva descrivere veramente con due parole una figura: Corazza Elisabetta, alta spinacea, mora spinacea, bocca stretta, naso a Y. Cioè, questo è un ritratto meraviglioso, no? Bocca stretta, naso a Y. Cioè, ha detto tutto, spinacea, no? Spinacea. Però ecco, questa impressionante capacità di mettere insieme cose che noi non sapremo mai mettere insieme è stato un nutrimento assoluto per quel che mi riguarda, me personalmente, cosa che ugualmente ho trovato in un'altra fonte, in un altro personaggio che mi ha inseguito anche lui per diverso tempo, che si chiama Serezeschi, quindi un nome russo, un personaggio descritto da un libricino di Alexander Luria, che è un neuropsicologo, sì, anzi l'inventore della neuropsicologia, il quale ha seguito per 30 anni un personaggio affetto da una memoria impressionante, lui la chiamava prodigiosa, no? Una memoria che ovviamente pesava sulla sua vita in modo
straordinariamente grave, perché poi è anche stata perdita di una capacità di capire chi sei, dove sei, cosa fai. La troppa memoria, cioè la scarsità di oblio, significa poi riempirsi la testa di così tante cose che non le sai più governare e non sai più davvero come orientarti. E guarda caso, Litro, in quel caso, anche quello straordinario, perché tutti i suoi processi mnemonici vengono descritti da Luria in questo libricino che si chiama appunto La memoria prodigiosa, e in modo sistematico, perché gli faceva tutta una serie di test per capire come... E sono anche questi suoi processi di memorizzazione, sono delle poesie straordinarie proprio, di associazioni, di figure che si accavallano, di cose... E, insomma, mi ha molto affascinato al punto che nel 2000, finalmente, dopo un lunghissimo percorso di attenzione verso questo testo, sono riuscito a fare un film che si chiama Il Mnemonista e che, insomma, in qualche modo racconta questo processo. Quindi sono due figure che sono partite da lontano. Questa cosa di Serezeschi è partita con... subito dopo questo film, perché me lo segnalarono un amico, insomma, mi disse: ma tu non hai mai letto quel libro lì? Io lo lessi proprio dopo questo film e francamente mi affascinò immediatamente, ispirò uno degli spettacoli cardine della nostra vicenda, che si chiama La Camera Astratta, che peraltro approfittò anche di alcuni suoi passaggi testuali proprio per la messa in scena, ed è anche uno spettacolo che inaugurò il Documenta 8 ormai molto tempo fa, nell'87. Ecco, diciamo, penso che ognuno di noi abbia un po' poi questi numi tutelari, che ha degli grandi maestri come esempio, c'è qualcuno che ti rimane in testa per il suo lavoro, la sua opera, per le sue vicende. Beh, io se dovessi dire chi sono davvero stati i miei due maestri in questi anni, eccoli qua, uno e una due, cioè Nannetti, Ferdinando, Oreste, detto Nanoff o Noffe, e Serezeschi, detto anche il signor S., memoria prodigiosa. Vi faccio vedere subito il film su Nanò, poi torniamo su Nannetti, però, perché lì ci aprirà un altro mondo che è appunto dovuto a un secondo incontro fatale con questo personaggio. Faccio vedere. Diciamo. No, l'avete visto in un istante quando vi ho detto: fate attenzione a questa immagine, quell'immagine in bianco e nero di un videotape anni 70. In cui lui cammina così tutto storto, poi si gira, fa una pernacchia e se ne va via. Quello è l'unico frammento che c'è di lui vivo. Io l'ho conosciuto vivo, perché quando abbiamo fatto il film era ancora vivo, è morto l'anno dopo. E ci rivelò anche che aveva fatto un altro lavoro all'interno del manicomio, che noi abbiamo documentato, che penso che siamo gli unici che abbiamo questa documentazione, che era, anche questo è un fatto molto curioso, perché lui utilizzò una balaustra di pietra. Avete presente queste scalinate con questa balaustra di cemento fatte così, no? E la sezionò in tanti rettangoli, cioè come se fosse una lunga pellicola che scorreva. Pensa all'immaginazione. E in questi rettangoli lui ha creato come delle piccole animazioni che si spostano costantemente, cioè se tu le guardi un po' così, percorrendo la scala, è come se tu facessi srotolare una pellicola, ed è straordinario, parla di pianeti, di cose, lì non scrive niente, sono solamente elementi che stanno in movimento, sono stelle che poi si compongono, diventano delle figure geometriche, così poi ritornano a essere piccoli. Sempre graffiando, lui aveva una fibbia del panciotto, utilizzava, e poi lo avevano scoperto, però lo lasciavano fare, perché in realtà lui era innocuo, non aveva nessun problema, insomma, no, i problemi ce ne aveva tanti, poverino, ma però diciamo, non aveva altri, non era pericoloso. Glielo lasciavano usare perché ormai anche con gli infermieri si era creata una complicità rispetto a questa cosa. E questa balaustra noi la ritrovammo e l'abbiamo documentata tutta quanta, cioè una parte,
E quella è proprio sparita completamente, proprio bruciata, non c'è più, non si sa più dove sia finita. Hai visto la parete? Sì, 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 che c'è rimasto poco ormai, no? Pochissimo c'è rimasto. Io l'ho vista prima del 2000, c'era stata una... Ah beh, allora c'era ancora. L'installazione della Brandi, c'era stata... Sì, sì, sì. Poi penso che abbia buttato giù la... No, il padiglione no, c'è ancora. Adesso lo stanno trasformando in una sorta di resort... purtroppo era un'altra storia, un'altra vicenda. No, ma chiedevo il film se si può vedere. Sì, sì, si può vedere. Beh, me lo devi chiedere. Non è stato pubblicato, diciamo, in cofanetto ancora. Non abbiamo queste attenzioni per questo tipo di cinematografie. Però, insomma, il film ha avuto una certa fortuna perché era stata una delle cose che Goffredo Fofi aveva esaltato, per cui aveva vinto diversi premi, era stato molto riconosciuto. Un film di grande atmosfera. Mi spiace che qui sia stato visto con una versione musicale che non è la sua, perché questo qui l'avevamo fatto per il cofanetto Feltrinelli, quello che c'ha Giuseppe. E sembrava che non potessimo usare i diritti delle musiche del film, anche questa è una paradossalità, visto che le avevamo pure pagate. Che erano le musiche di Piero Milesi, tra l'altro anche lui un personaggio musicista straordinario che è venuto a mancare un anno fa, ancora molto giovane, e sono musiche fondamentali per questo film, per cui ogni volta che mi sono dimenticato ancora una volta di sostituire questo clip con le musiche giuste, e ogni volta che sento queste musiche è come se mancasse un pezzo, perché c'erano delle musiche fatte proprio sul film con le atmosfere precise, cioè la musica che diventa elemento drammaturgico, che sostituisce la parola, che ti fa entrare nella dimensione ambientale. Come avete visto, è un film anche molto particolare, insomma, non c'ha una narrazione, è la storia di due persone che in tempi diversi, in stagioni diversi, sono attratte da questo incredibile affresco graffito, e piano piano entrano nei meandri del graffito, e anche poi il film entra perché assume questo linguaggio molto più disorientante, no? C'è questa telecamera che è sempre in ritardo, telecamera cinepresa, sempre in ritardo a recuperarla, penso che si distrae rispetto a quello che deve raffigurare, per cui va da una parte, il personaggio che sta recitando va dall'altra. Cioè, abbiamo studiato proprio questa progressiva potenzialità della cinepresa di diventare una soggettiva sempre più autonoma rispetto alla narrazione, e che quindi si distrae, va per i fatti suoi, si dimentica di dover raccontare quello che deve raccontare, poi ogni tanto ritrova invece le persone e loro si riaggancia. Ecco, quindi era studiato anche sulla base di alcune cose che avevamo sperimentato anche con le video installazioni precedenti, con i linguaggi di spostamenti di immagine molto particolari, insomma, che adesso non vi sto a raccontare. Va bene, ritroveremo Nannetti, invece adesso vi presento Cereseschi, l'altro maestro, interpretato in questo caso da un grande attore che è Sandro Lombardi. Anche questo è il trailer del film. Io... Per me è sempre stato così. Nella mia testa le parole si trasformano in immagini. E sono talmente precise che mi confondono. Mi sono appena mosso da casa. Cammino per una strada qualsiasi e incontro qualcuno che si mette a parlare. E a un certo punto dice la parola America. Allora devo tendere una corda lunga attraverso l'oceano, da casa mia fino a New York, per poter afferrare questa parola e per non perdere la strada. Le parole hanno un sapore. Porco. E anche un peso. È perfetto. I suoni hanno un sapore e un colore, e si possono trasformare, naturalmente. Possono diventare macchie, spruzzi, nuvole di vapore,
raggi di luce. Quando leggo, devo farlo in fretta, per non dare il tempo alle parole di trasformarsi immediatamente tutte in immagini. No, il problema in realtà è un altro. O forse lo stesso. Chissà, può suonare. In lei non c'è nulla di patologico. Non sono certo io a considerare la sua eccezionalità una semplice sindrome organica. Guardi che se non fosse stato per i problemi con la musica, non mi sarebbe mai neanche passato per la testa di rivolgermi a un medico. La mia vita, nonostante tutto, era andata avanti in maniera normale. Z, O, S, T, F, segue la crepa, M, M, S, T, 6, 6, 85, 4, qui si incontrano, T, O, Z, C, L, 3, 12, 6, 8, 4, 9, ancora la crepa, S, C, A, E, D. Non è difficile, li vedo, chiudo gli occhi ed è come se me li vedessi davanti. Lavoriamo sul cervello e sappiamo bene che è la più intricata delle macchine, ma sappiamo anche che questa macchina è scomponibile nei suoi elementi, che sono analizzabili secondo i principi della chimica, della fisica. Mi dica che se l'è dimenticata, per favore, per una volta, mi dia una piccola soddisfazione. Sono costretto a rinunciare alla musica. Preferisco meravigliare la gente piuttosto che gli scienziati. Vi aspetto al mio prossimo spettacolo. Signori e signori, ecco a voi un vero prodigio della natura. Un uomo dalle capacità mnemoniche eccezionali. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai via. Io avevo pagato la quota del club e là nel corridoio c'era la ballerina Nelskaya. Mezzo. Io sono un violinista e avevo posto in mezzo tra me e lei un altro violinista che suonava lo strumento. Del. La ballerina sfila una sigaretta dalla scollatura del suo abito e se la fuma camminando sul palcoscenico. Un dito indica una porta di e un naso, nos, ci sbatte contro tra, e rimane schiacciato tra la porta e lo stipite. Vita succede nella vita. Lei è veramente un fenomeno o in fondo qualche trucco lo usa per stupire così tanto il suo pubblico? Che mestiere faceva prima di fare il mnemonista? Il menonista? Il lemonista? Mnemonista. Così un fenomeno! Sei un fenomeno! Fenomeno! Sono crema con tutta candida e mandorle. Sono questo. Il mio nome è Josephine. Josephine. Piccole pesti! Mi sento come un magazzino polveroso, dove si è depositato di tutto, dove si è mischiata ogni cosa, dove tutto si confonde e riemerge senza più controllo. Io non so più cosa ho vissuto veramente e cosa ho immaginato di vivere per poterlo ricordare. Bene, questo era un piccolo trailer del film. Avete visto che c'era Roberto Erlitzka, Sonia Bergamasco, insomma un cast
molto interessante, oltre che Sandro Lombardi, che è un caro amico e devo dire anche una persona di estrema qualità, non so se lo conoscete per le sue performance teatrali, magazzini criminali, eccetera, su tutta una storia, vicenda. Questo è stato distribuito, sì, è stato 2000. No, è un film che ha avuto una straordinaria fortuna critica, nel senso che ha avuto veramente delle recensioni bellissime, e delle tante stelle, tanto per intenderci. E, però un po' una sfortuna dal punto di vista dell'unico punto in cui noi potevamo lanciarlo, insomma, per renderlo visibile, che era quello dei festival. Perché avevamo puntato tutto su Cannes ed è stato selezionato per Cannes. Era stato selezionato questo film e quello della Roberta Torre. Dopodiché il direttore di Cannes, per un motivo prettamente politico, aveva litigato con le istituzioni italiane, non so capire, ha cancellato tutte le presenze italiane, quindi siamo stati fottuti. E vabbè, è andata così, poi vabbè, ha vinto un po' di premi anche lui, eccetera, eccetera, però è stato un film che ha lavorato nel sommerso, ma io ho pazienza, penso che poi quando uno fa un film non è che se lo deve necessariamente, o se lo brucia lì in 2 mesi, oppure se lo può tenere, chi lo sa, lavora sotterraneamente, non lo so. E il Mnemonista è uno di questi film che comunque lavora, perché me lo chiedono costantemente, sono uscita una pubblicazione su questo film, insomma, e chi lo sa, vedremo se riusciremo mai a farlo diventare anche un cofanetto, magari recuperabile, se no forse su YouTube si trova qualcosa, non sono sicuro. E, appunto, la figura di questo personaggio è un personaggio che, come l'abbiamo anche poi adattato per il cinema, perché il libro era un trattato semiscientifico, anche se Luria dice una bellissima cosa, dice io non posso trattare un caso di questo genere solamente come un caso scientifico, quindi non posso fare una serie di, come dire, referti in cui attribuisco a lui certe capacità o proprietà sulla base di modalità scientifiche. Io devo ricondurmi a lui per la qualità umana che si è generata nel rapporto che abbiamo avuto e di conseguenza lo devo trattare quasi in forma letteraria per poter recuperare questo esprit umano che lui ha generato di complicità, di confidenza, di comprensione anche della sua... Vabbè, siamo agli inizi del secolo scorso, siamo intorno al 30 e quindi sta proprio emergendo questo filone dove non è più basato solamente sulle casistiche, sulle statistiche, ma le patologie si relazionano anche all'individuo, alla sua vita, alla sua storia, no? Beh, il film appunto narra di questa persona che sino all'età di 23-24 anni non aveva avuto minimamente percezione di essere un caso così straordinario e nessuno se n'era, sì, era un po' strano, insomma, ricordava molte cose, eccetera, ma un giorno, e questo è un episodio della sua vita reale, lui faceva il giornalista in un piccolo giornale di provincia, il caporedattore fa una riunione di redazione dove assegna tutti i compiti e si accorge che lui non si segna questi compiti e dice, beh, scusa, adesso tu fai quello che vuoi, ma però... quando ti dico delle cose devi farle, no? Cioè, quindi segnati che cosa devi fare. Dice, beh, io so benissimo, se vuole le ripeto cosa ha detto in tutta la riunione. E gli svolge il nastro di tutta la riunione. Cioè, questo qua è rimasto sconcertato, come se avesse proprio sentito il replay totale della riunione e dice, vabbè, tu c'hai qualcosa di strano, allora si dà da fare, lo porto da questo giovane medico che allora era Alexander Luria, il quale... comincia da lì la sua perlustrazione dentro la mente di questo personaggio, però non è una perlustrazione alla, che so, Kaspar Hauser, che intagliano il cervello, guardano cosa c'è dentro, eccetera, no, non è così. È stato invece un entrare un po' nel mondo dei suoi affetti, scoprendo poi che è un personaggio che nel momento in cui prende coscienza di avere questa incredibile capacità mnemonica, comincia a perdere progressivamente l'identità, perché
Poi comincia a fare queste dimostrazioni in giro, poi piano piano viene assorbito dal circuito più spettacolare, per cui comincia a immagazzinare tantissimi elementi mnemonici e quindi comincia ad addensare quello che lui chiama il suo magazzino polveroso di troppe cose per poterle gestire. Ed è... In realtà lui memorizzava associando delle immagini. A lui usava più tecniche. Lui usava più tecniche, normalmente che usiamo tutti noi, ma in maniera molto più light, e magari noi preferiamo una piuttosto che l'altra, secondo le nostre caratteristiche. Però lui aveva una memoria fotografica pazzesca, cioè lui diceva, io non vedo un albero, io vedo quell'albero, e di quell'albero ti so descrivere tutte le foglie, perché me lo sono messo qua. E quindi io, se vuoi, te lo ripercorro dall'inizio alla fine raccontandoti foglia per foglia, no? E quindi questa è una memoria fotografica. Una memoria spaziale, topografica, no? Che è quella classica dei retori, cioè delle persone che attivavano questa arte della memoria per scopi retorici, per fare discorsi, così, no? Soprattutto sino al 600 è stata un'arte incredibile, quella della memoria, ci sono proprio delle regole, pensate al teatro di Camillo, no? Cioè che costruiva la memoria come un teatro dove depositare in ognuno dei luoghi un qualcosa che dopo, quando avevi bisogno, lo andavi a ritrovare ripercorrendo topologicamente la tua memoria, andavi a pescarlo, quindi una memoria che colloca negli spazi. E poi una memoria e poi una memoria sinestetica, cioè per ricordare quella cosa lui ne ricordava un'altra, lo associava un'altra, quindi associando la cosa. E questo è stato il suo dramma, perché una volta che si è addensata così tanto la memoria, lui con questa capacità sinestetica non riusciva più a capire cos'era il vero, se quello che doveva ricordare o quello che serviva per ricordargli. Per cui diceva, a un certo punto mi trovo in mano con un bicchiere, ma io penso di avere in mano un colore rosso. Dice, ma non c'è un colore rosso? No, dice, un bicchiere. Ma il bicchiere è un colore rosso? E non riusciva più a distinguere qual era la realtà. E mi è sembrato veramente una straordinaria metafora di quello che si sta succedendo, e questo è il problema, no? Noi abbiamo una memoria talmente invasa e affollata di cose che ci vengono buttate dentro, per questo il togliere al posto che l'aggiungere, come dicevamo ieri, che il rischio è che poi implodiamo dentro una incapacità di gestione di tutto ciò, non sappiamo più ciò che è vero, quello che è falso, quello che è reale con quello che virtualmente gli si è sovrapposto, no? E quindi questo film in realtà voleva proprio essere nell'intenzione una metafora di quello che ci sta succedendo nella memoria collettiva, anche non solamente personale. Laddove tu esasperi, poi non riesci più a mantenere il controllo, perdi l'identità, lui perde se stesso, non sa più chi è, non sa più cosa fa nella vita, non sa più come, è sempre un uomo a mezzo, un po' di qui, un po' di là, non riesce più a essere chiaro nella sua azione, perché c'è sempre il desiderio di fare qualcosa in più, qualcosa d'altro, e è bellissimo perché Luria conclude dicendo paradossalmente e in questo caso, rispetto a questo caso, l'altro caso che lui ha seguito, che invece è un personaggio, ha seguito anche quello per 25 anni, quindi sono lunghi inseguimenti, un personaggio che ha perso completamente la memoria a causa di una ferita da guerra, no? Lui l'ha seguito, era un tipo che non sapeva più chi era stato, e soprattutto non poteva ricordare nemmeno chi era, perché perdeva immediatamente la memoria nel momento in cui qui non c'era, non gli rimaneva niente attaccato, quindi non sapeva manco il nome, non riusciva più a addensare le conoscenze per poter... Dice, paradossalmente, questo qua che ha perso la memoria e che lotta ogni giorno, si aggrappa ai frammenti, alle sensazioni per poter disperatamente sapere chi è riuscito a costruire un'identità più forte di invece Serezeschi, che avendo questo addensamento incredibile, piano piano ha perso cognizione di dove fosse, chi fosse.
E poi il film conclude con un attimo di speranza, perché c'è sempre il film, il lieto fine, se no, che in questo, adesso mancano delle scene importanti ovviamente in questo trailer, che mentre lì tutto avvolge, perché poi insomma lui cosa fa per reagire a questo, si affranca a tutte le tecniche di smemorizzazione, di oblio che poteva conoscere, perché tra l'altro anche questa è una cosa che ho scoperto facendo la ricerca su questo film, che nel 600 c'erano più libri, più testi dedicati al come smemorizzare che al come generare l'arte della memoria, perché il problema era che quando tu avevi la capacità di poi ricordarti le cose, il problema era come dimenticartele per far posto, no? Cioè come quando un ritornello musicale vi rimane in testa e non riuscite più a mandarlo via, ecco, voi pensate all'ennesima potenza, cosa significa? È disperante, eh? Ecco, allora lui fa ricorso a tutte queste tecniche, brucia le cose per dimenticarle, le copre, si nasconde, si avvolge in questo bianco assoluto, in questo nulla luminoso assoluto, e l'unica cosa che gli risveglia una memoria particolare, e che è proprio l'ultima scena, è questo scarabeo che sta volando, che gli si posa in un punto della stanza, e gli ricorda quando da bambino lui vedeva nelle macchie della sua stanza queste figure di animali, in particolare di uno scarabeo che si animava improvvisamente, frutto della sua immaginazione. E allora ritrova quella memoria affettiva, quella memoria profonda, radicata, insomma, che gli dà un filo di speranza, insomma, per il futuro. Beh, insomma, e tra l'altro appunto avevo dei compagni di viaggio notevoli, perché Roberto Erlitzka è stato veramente preziosissimo, la sua, veramente è un personaggio grandioso, insomma, generoso, ci ha aiutato in tutti i modi, così come Sonia Bergamasco, devo dire, anche una ragazza veramente straordinaria. E gli attori di teatro hanno una memoria eccezionale quando vanno. Sì, Sandro ha avuto un problema dopo, non dopo sto film, ma però anche forse suggestionato da questa interpretazione. No, io per me lui era, sto film l'ho preparato nei tempi, nei ritagli, perché non è che ho la possibilità di mettermi lì per un anno a lavorare su un film come di solito si dovrebbe fare, quindi lo faccio sempre nei ritagli di tempi morti rispetto all'attività dello studio, alla mia attività didattica, eccetera, e quindi l'ho sempre immaginato come lui l'interprete, cioè per me non poteva che essere lui, per vari motivi. Gli altri invece li ha cercati? Gli altri li ho cercati, sì, dopo Sonia l'ho trovata, poi per ultimo Roberto Erlitzka, perché doveva essere Monio Vadi a fare l'interpretazione, ma lui voleva fare il protagonista, e ho detto no, scusa, io ho sempre pensato per questo, infatti se l'è presa un po' Moni. Con Moni abbiamo lavorato molto in teatro insieme, però se l'è presa, ma cioè, io personaggio lo devo scegliere sulla base di quello che sento io, non sulla base anche di un rapporto di amicizia, no? Quindi lui ha rinunciato, allora a quel punto mi hanno consigliato, ho detto prova con questa persona, io non conoscevo neanche tanto bene, e invece quando è arrivato sul set si sono tutti inchinati, perché nel campo teatrale era proprio un straordinario personaggio. Ma io ho sempre usato, devo dire, attori di teatro piuttosto che di cinema, preferisco, anche nel primo film, avete visto quello di Nanoff, c'era Giorgio Barberio Corsetti, che è un regista e attore nel suo tempo teatrale, perché mi piacciono molto le interpretazioni, non quelle all'actor studio di identificazione totale nel personaggio, ma mi piace questa anche un po' metafisica della interpretazione, no? Cioè questa lontananza, vicinanza al personaggio, una dimensione più astratta, meno iperrealistica, insomma. Bene, qualche domanda, curiosità? Allora, se volete sapere anche delle cose extra, cioè come funziona, come va, come
ditemi, non vi fate... Allora, adesso io tornerei un momentino a un'altra... al nostro Nannetti, vediamo se lo riesco a recuperare. Vi faccio vedere un brevissimo filmato che è stato fatto per raccontare la figura di Nannetti, dura pochissimo anche questo, in un museo dove paradossalmente lo ritrovo. Cioè, vale a dire, a un certo punto arriva da noi uno psichiatra e ci dice: vogliamo fare un museo della mente, così, no? Mi piacerebbe che ci deste una mano, e mi piacerebbe che voi ci studiaste il percorso. Abbiamo fatto una ricerca in giro per l'Europa, abbiamo visto quali musei ci sono, poi però, insomma, visto che voi fate delle cose che ci interessano, ci piacerebbe farlo insieme. Ecco, ma guarda, bellissimo, io sono affascinato, poi gli ho raccontato che avevo fatto questo film, queste cose. Dopo alcune riunioni che abbiamo fatto, questo museo sta a Santa Maria della Pietà, ex manicomio, anzi è stato uno dei primi manicomi in origine, non nella forma attuale, a Roma nel 600, è stato un manicomio per i poverelli, eccetera, eccetera. E dopo un po' di riunioni lui viene con questa, dice: c'ho una sorpresa per te, c'ho una sorpresa per te. Che cosa? La prima cartella clinica dell'internamento di Nannetti Oreste Fernando, che è stata avvenuta qua a Roma, ed è lui è stato alcuni anni a Santa Maria della Pietà. E quindi c'ho tutta la cartella, mi ha fatto vedere tutta la cartella clinica di questa figura che è stata internata, che, cioè, con delle cose meravigliose, non so, veramente straordinarie, che in parte abbiamo poi raccontato in questo brevissimo video doppio che serve al museo per raccontare due figure, come dire, particolari, cioè, sua e di un altro personaggio che dipingeva, faceva delle cose strane, e quindi l'ho utilizzata, cioè, del tipo un passaggio della cartella clinica che mi aveva veramente molto colpito, dice: decisi segni di quasi delirio nel momento in cui assiste allo spettacolo televisivo, che è interessantissimo, l'ho trovato formidabile proprio, cioè mi ha chiuso un po' un cerchio di una cosa, ma le parole giuste le troverete qui dentro. Forse non riesco a aprire un altro formato, non riesco a aprirlo più che così. Vediamo se riusciamo così. Sì, E adesso vi presento la prima immagine di Nannetti Oreste Fernando quando è stato internato. Nannetti Oreste Fernando. Santa Maria della Pietà. Ore 23:40. Rione Sant'Anna, 1927. Moro spinacio castano, alto 1,65, secco, bocca stretta, naso a Y. Frequenta le elementari in una scuola privata. All'età di 7 anni viene accolto in un istituto di carità. 3 anni dopo passa in una struttura per minorati psichici. In seguito trascorre un lungo periodo all'ospedale Forlanini di Roma per curare una grave forma di spondilite. Accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, viene prosciolto per vizio totale di mente. Trascorre così alcuni anni nell'ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà di Roma. Io sono un astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale. Questa è la mia chiave mineraria. 1600, rame, rosso. 1700, ottone, giallo. 1800, acciaio, bianco. 1900, carbonio, quarzo, nero. Sono anche un colonnello dell'astronautica mineraria, strane e terrestre. Diagnosi accertata. Sindrome schizofrenica. Persistono gli spunti deliranti disordinati che affiorano specie quando assiste allo spettacolo televisivo. Nannetti Fernando,
nato a Roma, alto, bocca stretta, moro spinaceo, naso a Y, fratelli, sorelle, zii, sorellastra, nonna e madre e sorellastro, cugini, cuginastri e cuginastra e nonnastra, zii, zie, fratellastri. Viene trasferito nel 1958 al manicomio di Volterra, dove inizia il suo libro graffito sul muro interno del reparto Ferri. Passa 12 anni all'ospedale psichiatrico di Volterra, senza una visita di familiari o amici. Durante l'internamento incide con una fibbia del panciotto, oltre 180 metri del muro di cinta del reparto. Volterra, Pisa, 28/9/1963. Cara Milena, io ne conoscevo un'altra a Roma che si chiamava Milena, ma è defunta. Volterra, Pisa, Pasqua, aprile 1965. Caro cugino, Volterra, ex zio Sabatino, 28/9/1963. Volterra, cara Milena, Pisa, rispondo alla tua cara cartolina con un mese di ritardo. Dovrai scusarmi. Volterra, Pisa, 28/9/1963. Come stai? Cara Milena, rispondo alla tua cara cartolina con un mese. Quando lavorerò ti rendo i soldi per scusarmi. Grafico metrico, cella mortalità ospedaliera. 10% per radiazioni magnetiche trasmesse. 40% per malattie trasmesse provocate. 50% per odi e rancori personali provocati o trasmessi. Tempio del secolo 1000 a.C. Urania Company Fabric International. Nannetti Fernando del Corazziere. Il carabiniere, alla faccia della bomba. Dimesso nel dicembre del 1973, viene ospitato all'Istituto Bianchi di Volterra, dove continua a comunicare attraverso il sistema telepatico, producendo oltre 1600 lavori cartacei e un altro graffito sul passamano in cemento di una scala di 106 metri. Luna. Luna e stelle. Luna e terra. Prima luna. Nata il 1700. Stella azzurra, distrutta 1600. Stella pazza. Polare con sorella. Fusioni. Zodiaco luna. Decolorativo. Metalli. Stella uranio. Seconda luna. Cometa. Nata verso il 1899. Fusione. Saturno. Terza e quarta Mercurio. Luna. Nate vecchie. Nettuno. Cometa con stelle. Fusione con stelle. Nannetti Fernando d'Inghilterra, secco, alto, naso a Y, Corazzi Margherita di Savoia, Corazzi Amedeo di Savoia, Corazzi Eugenio Pacelli Pio XIII, Moro Spinaceo, secco, basso, Elena Addolorata d'Inghilterra, Castagna Spinacea, Corazzi Giuseppe Garibaldi, Corazzi Mazzini Giuseppe. Va bene, adesso questo con qualche sbilanciamento audio comunque era più o meno il video. Non so cosa è successo, ma si sentiva più una parte che un'altra. Bene, questo è il signor Nannetti. E adesso sono le 12, farei una pausa, no? E poi vi faccio vedere il Museo della Mente, così nella sua interezza, e cominciamo a introdurre il discorso dei musei. Allora, se ci siamo, iniziamo subito, così fra un tre quarti d'ora possiamo andare a mangiare qualcosa. Aspetta,
Buona. Mi funziona quando lo riavvio. Scusate. Allora, nell'intervallo, nella pausa di pranzo, cercherò di reggere tutti i post-it, quindi cercherò di farmi un'idea di che cosa avete proposto, scritto, suggerito, e poi dopo nel pomeriggio ci lavoriamo un pochino intorno. Nel frattempo concludo questo breve viaggio. Ci avrei altre cose da farvi vedere a proposito, però la facciamo breve, sennò diventa troppo lunga. Vi faccio vedere invece quello che vi avevo promesso, cioè il Museo della Mente, che è uno dei tanti musei, questi qui sono tutti musei, mostre che abbiamo fatto, e anche qui, come vi dicevo l'altro giorno, vi introducevo l'altro giorno, sono operazioni su commissione, quindi, ma il nostro lavoro, come anche questo anticipato, è un lavoro che spesso lavora su commissione, perché altrimenti non avremmo le risorse per farlo, e quindi dobbiamo sfruttare le occasioni e le opportunità e cercare poi di portarle tutte a frutto. Ecco quello che è stato il nostro slalom dentro tutta questa vicenda di 30 anni, è stato sempre quello di poter sfruttare delle opportunità per fare delle sperimentazioni, perché istruire questi lavori è oneroso, molto oneroso, per cui o trovi qualcuno che ha delle intenzioni di farti fare qualcosa particolare oppure non riesci a farlo sostanzialmente. No, i film li ho fatti grazie ai contributi. Il primo contributo di 50 milioni di lire che ci avevano dato Filmmaker in un'edizione che avevamo vinto, e abbiamo fatto quel film con quei soldi praticamente. E l'altro invece è un pochino più costruito e costoso, perché c'erano tantissimi scenari, cambiamenti di scena, eccetera, eccetera, attori, che abbiamo fatto con un finanziamento di nel 2000 non c'era ancora l'euro, ecco, quindi era allora un miliardo di lire, che era un film a low cost, insomma, relativamente, perché uno dice adesso un miliardo di lire, beh, sono come 100.000 euro, giusto adesso, no? €500.000, allora tu, voi tenete conto che 500.000 euro è il contributo che dà lo Stato dopo aver passato che ti dava lo Stato, no? Poi su 500.000 euro la banca ti trattiene subito 120.000 euro, perché lei ti dà i soldi che lo Stato dice di dargli, ma si tiene tutti gli interessi a priori, per cui si riduce quello. Poi il film costa tantissimo, cioè c'è una troupe di 20 persone, gli attori, gli scenografi, dar da mangiare a tutti, anche se l'abbiamo fatto in un mese e 10 giorni, e non solo non ho sforato e sono stato molto attento, ma addirittura ho fatto mezza giornata in meno, sono riuscito a fare mezza giornata in meno con una scena in più, però nonostante questo è chiaro che è un'operazione troppo costosa, troppo impegnativa, e anche, devo dire, molto complessa. Tra l'altro, appunto, mi diceva prima Giuseppe che c'è Alina Marazzi che fa questa scelta sui video che sono stati presentati sempre in questa manifestazione. Alina Marazzi era la mia aiuto regia, bravissima, mi ha aiutato tantissimo, appunto. E in quell'occasione avevo anche, ve la racconto perché è una cosa suggestiva, non so se forse qui non c'erano i titoli di coda del film, ma nei titoli di coda del film compare una figura professionale del tutto sconosciuta ai tempi, che era l'armonizzatore di set. Avevo inventato questa figura.
avevo approfittato, avevo conosciuto un mio amico svizzero, che è uno veramente molto ispirato con le persone, no? E poi fa un po' pranoterapia, massaggi, cose di questo genere. Allora lui gli avevo detto, ma senti, ma mi piacerebbe tantissimo che tu venissi, perché io so che il set può diventare un inferno se non lo riesci a governare bene, no? E allora ho detto, guarda, se tu vieni e mi dai una mano a tenere un po' sotto controllo i malesseri che si generano, mi daresti una mano formidabile, no? E dice, boh, guarda, mi piace tantissimo l'idea. Allora lui è venuto con suo camper, con un frigor di birre gelate sempre presente, e lui teneva d'occhio le situazioni, laddove sentiva che uno entrava un pochino in crisi, un po' di malinconia, di depressione, incazzatura, quello che vuoi, l'elettricista che si arrabbia con uno. Lui interveniva, andava lì, la bottiglietta di birra, dai vieni qui, facendo due chiacchiere. È stata una figura fondamentale, fondamentale, perché come dicevo ieri, alla fine l'armonia del set si stampa sulle immagini, non è che non passa inosservata, proprio la senti quando il film è fatto con una partecipazione corale, e invece senti quando ci sono anche le tensioni dentro. Va bene, allora, vi dicevo, ci contatta questo signore, questo psichiatra, dice abbiamo fatto questo museino, non ci piace come l'abbiamo fatto, vorremmo che voi lo ridisegnaste. Allora io sono andato a Santa Maria della Pietà, sono andato a vedere questo tentativo di museino che avevano fatto con un architetto, e naturalmente entro in questo padiglione bellissimo, questi classici da manicomi dell'inizio del Novecento, padiglioni, giardini, no? Tutti separati. Entro dentro in questo padiglione, tutto cartongesso, ribassamento dei soffitti. Dico, ma che cosa avete fatto? Così va per un museo così? Dico, se hai la fortuna di fare un museo dentro un luogo che è stato oggetto di tutta questa esperienza, e te lo riempi di cartongesso e lo copri tutto. Allora, la prima operazione che ho fatto fare è svuotare quanto fosse possibile di tutti questi, con grandi discussioni con l'architetto, ma anche con lui, con Pompeo, all'inizio era molto difficile, diceva, no, come, abbiamo fatto tutto sto ribassamento del soffitto? Dico, ma sì, ma ti rendi conto che se avete fatto una controparete, dietro c'è una parete di piastrelline blu, tutte classiche, proprio da manicomio, cioè, ma facciamolo vivere queste pareti, cioè, risuonano ancora degli echi di questa esperienza, no? Facciamole. Allora ho fatto una pulizia. Allora, Museo della Mente, dove è andato a finire? Eccolo qua. Questo l'avete già visto un po'? È lui, è sempre lui che ispira dal suo sguardo. Questa è una cosa che avevamo ereditato dalla precedente, era l'unica cosa bella che abbiamo tenuto. Sei un fallito, Pinocchio. Non guardarlo nell'occhio. Produceva bene questa parte sulla percezione un debole. Della follia. Guarda, ti sta guardando. Ti sta guardando, ride di te. Mamma,
povero. Papà. Dopo ve le spiego, queste cose non interessano. Ehi! Il giornalista chiede a Franco Basaglia che cos'è lo schizofrenico e allora lui risponde: alla domanda che cos'è uno schizofrenico posso risponderle con un'altra domanda. Che cos'è un disoccupato? Dato che entrambi sono ciò che sono in rapporto alla razionalità del potere, ovvero essi sono parte dell'area dell'esclusione. Le mie voci sono due, una maschile e una femminile. Sono comparse tanti anni fa. È successo all'improvviso. La voce ha cominciato a urlare nella mia testa e di colpo tutto era cambiato e io non capivo perché. E la mia voce mi diceva che tutte le colpe del mondo erano mie. A tutti sono chiari, che dovevo uccidere, ma non sanno che tutto sono arrivate le voci. Da quando mi sveglio, quando compagnia. Vado a dormire, e a volte quella voce qualcuno là, mi chiede. È successo all'improvviso. La voce ha cominciato a urlare nella mia testa e di colpo tutto era cambiato e io non capivo perché. La mia parla forte e chiaro e mi consiglia. Ormai è quasi un'amica e mi fa anche un po' compagnia quando sono sola. Nannetti Fernando, nato a Roma. Alto, bocca stretta, muro spinace, naso aiuto. Io sono un astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale. Questa è la mia chiave mineraria. 1600, rame, rosso. 1700. Al Santa Maria ci sono entrato volontario perché andavo a scuola lì vicino, ma il primario non voleva ricoverarmi perché stavo bene. Mi piace molto il puntigliato, è l'avventura dell'uomo e del pittore, e pure il quadretato ancora di più, perché ogni quadro ha una storia, quella del personaggio. Caffeina era uno psicofarmaco di quelli più forti e il primo giorno sono stato preso da una forte sonnolenza, il cuore mi dava sbalzi tremendi, come se ogni tanto il cuore si fermasse. Erano tutti schizofrenici, cioè non c'era la diagnosi differenziale, perché li buttavano tutti dentro, quelli erano. Con la schizofrenia coprivano ogni giustificazione a tenere le persone là dentro e in quel modo. In ospedale psichiatrico ai malati non venivano date posate per mangiare, a parte un cucchiaio, perché si diceva che forchette e coltelli potevano essere pericolosi in mano dei malati mentali. In quegli anni in ospedale psichiatrico si iniziano a dare forchette e coltelli. Lia aizzava la rivoluzione in tutto l'ospedale. Forchette e coltelli o sciopero della fame. Il 13 maggio del 1978 il Parlamento italiano approva a larga maggioranza la legge 180. A dicembre dello stesso anno, con l'uscita della legge 833 di riforma del sistema sanitario italiano, essa ne fu inglobata costituendo negli articoli 33, 34, 35 e l'articolo 64. Non so veramente come
ci può essere una possibilità di cura dove questa cura non ha una situazione di libera comunicazione fra medico e malato. Questo, diciamo, in sintesi, molto in sintesi ovviamente, è il Museo della Mente, il percorso piano terra. Adesso noi stiamo preparando il secondo piano, quando sarà finito di essere ristrutturato, però avete capito un po' come si sviluppava questo percorso multimediale, diciamo, all'interno dello spazio. Dà un senso di angoscia? Beh, insomma, un ospedale psichiatrico, insomma. Ma non neanche tanto, perché non abbiamo. Beh, ti fa entrare in quell'atmosfera lì, perché l'idea era proprio che questo primo step del museo, quindi questo primo piano, fosse il racconto dell'istituzione museale reclusiva rispetto a questa patologia, no? Il secondo piano invece è dopo la legge Basaglia, dopo il 78, come si sviluppa e come oggi la patologia viene vissuta su uno stato, in una dimensione sociale, attraverso le molteplici forme in cui si manifesta, che non sono più le schizofrenie con cui, come diceva la tipa, venivano certificate tutte le patologie mentali in maniera così proprio, cos'è, se è schizofrenico dentro, no? Ecco. Adesso le patologie si sviluppano, si sciolgono nella dimensione sociale con diffuse sintomatologie differenti, non so, le depressioni, le anoressie, le tante cose. Eccetera, eccetera. Per cui stiamo studiando questa seconda parte. Adesso a settembre devo fare il progetto esecutivo, già abbiamo fatto quello preliminare e abbiamo fatto una installazione già che andrà al secondo piano proprio come elemento preliminare. Però qui quello che dovevamo dare l'idea era questa dimensione dell'istituzione museale, su cui abbiamo pensato di innestare questo slogan basagliano del uscire dentro e entrare fuori, che rovescia un po' le coordinate. E adesso purtroppo volevo fermarmi sulla mappa del percorso, ma se l'avete visto è un museo, un edificio che è molto, si sviluppa rettangolare con un'entrata centrale e poi fa questo giro così. Noi abbiamo diviso a metà completamente tutto il percorso con una lastra di plexiglass che praticamente inizia e finisce sino all'ultima stanza, più o meno. Questa lastra di plexiglass, cioè questo muro, questa barriera trasparente, dà sempre l'idea che tu sei da una parte, ma che c'è un'altra parte nell'altro versante, che può essere un fuori o un dentro, secondo dei casi. E ci dà l'opportunità, ad esempio, di aver concepito, ci ha dato l'opportunità di concepire il museo come un progressivo stato di internamento anche dello spettatore. Se avete notato, cioè anche nelle prime scene, si vede questi personaggi che sbattono contro questa parete trasparente, no? Ma dietro si vedono dei personaggi che stanno facendo hanno delle posture particolari, uno stiene la testa, l'altro che dondola, così, no? Che sono posture tipiche della schizofrenia e che sono in realtà invece dei visitatori che per agire delle postazioni devono
sviluppare quel tipo di comportamento lì. Per cui lo spettatore mano a mano entra dentro in questo percorso e poi a un certo punto si fa fotografare come si facevano fotografare, come si fotografavano loro quando venivano internati, e da lì comincia un percorso di immedesimazione quasi inconsapevole, per cui per sentire delle postazioni devi appoggiare i gomiti sul tavolo in modo da creare una cassa acustica con queste vibrazioni ossee, per cui la tua mano si trasforma in una cuffia sostanzialmente, tu appoggi i gomiti così e senti queste voci, e senti queste voci perché quando loro sentono le voci, tra virgolette, la cosa che fanno, proprio il gesto tipico, è quello di tenersi la testa, no? Come per volere non fare entrare nella testa queste voci che sentono, no? Che c'è. Ecco, quindi lo spettatore in quel momento si trasforma agli occhi di chi sta entrando in una comparsa vivente di questa cosa, oppure nella postazione successiva per avvicinarsi e entrare dentro le immagini che sono, in cui ritrova anche la sua, quella che si è fatta prima come immagine di schedatura, deve proprio muoversi con un avvicinamento corporale e che crea questa oscillazione che, se tu la vedi dal di qua di questo vetro, diciamo così, trasparente, immagini che sia uno che è un po' fuori zucca, che comincia a fare così, non ci sta facendo. Ecco, questa progressivo cercare di coinvolgere lo spettatore in una dimensione di soggettiva, no? E quindi fargli vivere, seppur così, con una proprio pennellata di esperienza, il brivido di questa, ma senza però lavorare, come ho visto fare in altri musei, sull'aspetto orrorifico della cosa, cioè sul voyeurismo della tragedia, no? del dramma, ma cercando di portarli dentro questa narrazione. Allora ci sono anche queste postazioni che avete visto all'inizio, di carattere più percettivo, per cui c'è una bocca che sta raccontando una poesia fatta da un internato a suo tempo, che abbiamo trovato, una poesia molto bella, però per ascoltarla tu devi parlare al microfono, cioè per far movimentare quella bocca devi parlare dentro un microfono, e tu quindi fai un'operazione abbastanza difficile che lavora sullo stereotipo della persona che parla, del matto che parla da solo, no? È un modo di dire. E allora tu parli, ma se tu parli e dici cose sensate non riesci a ascoltare quello che dice la bocca. Se vuoi ascoltare quello che dice la bocca devi dire delle cose insensate. Queste cose insensate vengono registrate, te le ritrovi poi dentro quegli imbuti che piovono da queste voci strane, che poi sono le tue voci che ti ripiovono addosso, insomma, no? Oppure nell'altra postazione, dove con un sistema che abbiamo fatto tu hai tua mezza faccia che si riflette sul vetro, è la tua parte illuminata, diciamo, e poi c'hai l'altra metà che invece è ripresa da una telecamera. Per cui le due metà della faccia si possono unire e ricomporre il tuo viso che sta lì davanti, salvo il fatto che quella parte registrata dalla telecamera è messa su un software che la fa oscillare nel tempo, per cui non ha mai lo stesso tempo della metà in tempo reale che si riflette, per cui praticamente quello che fai prima non riesci mai a mettere a posto questa faccia, a identificarla, no? Come se, appunto, un altro stereotipo percettivo della follia è quello che è, appunto, questa dissociazione mentale, insomma, del proprio io. E poi dopo vai avanti ed ecco che lì si recuperano anche delle parti oggettuali, c'è questa straziante saletta che è chiamata la fagotteria, dove ci sono tutti questi pacchi, che sono i pacchi dei vestiti che vengono tolti nel momento in cui uno viene internato, per cui vengono chiusi lì, e questi pacchi spesso sono delle vite proprio, cioè, e rimangono lì sino a quando muore la persona internata, per cui, cioè, sono pacchi che racchiudono quello che resta di una vita sostanzialmente, quindi molto angosciante, francamente. Poi c'è lo studio medico, e poi c'è la farmacia, perché poi tutta la storia della
della parte farmaceutica che sostituisce progressivamente la dimensione reclusiva, no? I psicofarmaci, eccetera, la chimica che sostituisce le pratiche più tremende, perché c'erano delle pratiche, cioè una che mi ha colpito tantissimo, ad esempio l'uso delle zanzare per fare delle terapie, per cui loro coltivavano delle zanzare, questo appunto che ne parlavamo prima, avresti Giuseppe, quelle di Milano non erano niente, e poi con delle scatole facevano pungere queste zanzare il paziente per provocargli non so che cosa, sono cose trucide veramente. Insomma, c'erano tutte queste cose, però noi non le abbiamo esibite, c'erano veramente tanti motivi, anche l'elettroshock non è che l'abbiamo proprio messo lì come una forma, cioè, guarda l'elettroshock, questi qua sono gli attrezzi dell'elettroshock, eccetera, no? Si vedono forse di sfuggita, ma dentro un'installazione. E abbiamo cercato più di lavorare sulla suggestione appunto di questa oscillazione dentro fuori che ci sembrava interessante e sulla molteplicità appunto del linguaggio che oscilla da quello più quasi cinematografico, quello installativo, interattivo, sino all'oggetto, al quadro che abbiamo recuperato, questi bellissimi quadri fatti da un primario che mi pare intorno al 1920-1925, che ritrae questi pazienti, non so se li avete notato, no? Questi quadrettini piccoli. E lì è molto interessante perché è il tentativo di un medico di uscire un po' dallo stereotipo lombrosiano del criminale che ha certe caratteristiche e quasi li guarda con una pill umano e entra dentro proprio le pieghe non per capire quali sono i connotati del matto, ma per capire quali sono le sue storie di vita, no? Quindi con cioè, una intenzione diversa, molto significativa. Tra l'altro sono dei pastelli formidabili proprio. E sino che c'è il tavolo interattivo con tutte le storie che si possono, degli infermieri, lì si possono consultare dei taccuini, delle varie cose che insomma abbiamo utilizzato come pretesto, eccetera, eccetera, sino poi alla legge Basaglia che conclude un po' questo primo iter. Ora, questo museo qua è un museo che bisogna ovviamente entrarci dentro e viverlo, perché è molto forte dal punto di vista emozionale, ma non per l'angoscia, ma proprio per quello che ti fa traspirare di quell'esperienza terribile. E devo dire che, essendo un piccolo museo, poi collocato a Monte Mario, quindi un po' fuori dal centro, bisogna raggiungerlo, ha una presenza di 35.000 persone all'anno, che è una presenza altissima, pensando che il sabato e la domenica non è aperto, perché non è un museo civico, è un museo delle ASL, quindi i lavoratori delle ASL, cioè appunto vanno, no? E quindi sabato e domenica non ha, adesso forse hanno iniziato a fare qualcosa anche il sabato, ma però insomma 35.000 persone è una cifra molto elevata proprio come, e è stato pubblicatissimo questo museo, molto anche all'estero. Anche il New York Times ha fatto una pagina intera proprio dedicata a questo modo di porselo, e tra l'altro, insomma, per quel che vale, è un premio, ma comunque in questo caso l'ente che lo ha erogato è un ente molto significativo, perché è l'ICOM, l'International Council of Museum International, che ha dato un premio come miglior museo del 2010 in fatto di relazione col pubblico e di innovazione. Per cui insomma ci ha dato molte soddisfazioni, oltre che avermi fatto rincontrare appunto uno dei miei maestri e di avere fatto un tuffo ancora in questa cosa che peraltro, come vi dicevo, si sta prolungando in un secondo segmento che spero che... E anche questo è diventato un centro studi, è diventato un luogo dove gli studiosi vanno, dove si è in qualche misura riabilitato anche tutto il centro documentativo, no? Per cui quegli archivi morti che raccoglievano i faldoni con tutte le cartelle cliniche, che erano così buttati
tanto nessuno mai li consulterà. Comunque adesso invece rivive, ci sono gli studiosi che vanno lì, ricercano, è diventato un centro molto interessante. E speriamo adesso che con questo nuovo sindaco di Roma si ampli un po' la sua operatività. Speriamo, perché io sentivo direttamente un po' quanto siano verificati le idee che iniziano a voi. Speriamo, perché sentivo recentemente notizie in merito alla possibile anche chiusura del museo per la mancanza di fondi necessari a retribuire i custodi, che poi sono anche studenti di antropologia, se non erro. Esatto. Esatto, e quindi sono abbastanza recenti. Sarebbe un peccato, visto i premi, la qualità del lavoro fatto, quindi un ennesimo fallimento. Quindi speriamo davvero che si riesca a risolverlo. Beh, le ultime notizie sono un pochino più rassicuranti, per fortuna. Speriamo che adesso tra Marino come sindaco e Zingaretti alla regione, insomma, si riesca a trovare un po' più di sensibilità rispetto alle precedenti gestioni, che non voglio nominare. Terremo d'occhio. Beh, insomma, cioè, anche quello, in questo caso le istituzioni sono importanti. Il lavoro che fanno loro con le scuole è incredibile, cioè hanno un indotto, una prenotazione di scuole che gli garantisce appunto ogni anno una base formidabile di presenze. Adesso non più, perché le prenotazioni valgono per le scuole, però loro, cioè, o organizzano delle visite guidate, per cui c'è uno di questi ragazzi, che li accompagna i visitatori, quindi allora a quel punto di fare una prenotazione, oppure adesso invece hanno anche permesso di fare delle visite libere, perché ognuno si fa il suo viaggio, insomma, come era giusto che fosse, perché sennò diventava troppo sistematico invece. Beh, comunque, ecco, una bella esperienza che mi ha fatto pensare davvero che un museo oggi, con certe caratteristiche, può essere da una parte un luogo dove si libera una potenzialità espressiva notevolissima. Cioè, voi pensate, tutta quella parte didascalica che stava nei musei, le vetrine con le didascalie, le cose così, può essere tranquillamente abbandonata, ma non lo dico perché ce l'ho con le bacheche, no? Ma semplicemente perché non è più necessario fare questo, in quanto comunque ogni museo può avere una, quella che io chiamo una stanza in più, che è quella che è sul web, dove può recuperare tutte le informazioni, tutti i link, gli aggiornamenti, gli approfondimenti, i commenti, che rendono inutile mettere la didascalia. Qui ci sono, avete visto, solamente dei cartelli che introducono degli ambiti che poi uno un po' deve anche esplorare, oppure farsi guidare da una persona che ti comunica delle cose, no? Ti racconta delle cose. Perché anche quello è un fatto relazionale importante. Quindi, diciamo, tolta tutta questa pesantezza del museo, tra virgolette, di collezione, possiamo introdurre la concezione di un museo di narrazione, un museo che ci aiuta a entrare dentro un'atmosfera, ci aiuta a viverla, a sentirsela addosso. Non è più un ambito dove tu vai a, come dire, scoprire che c'è quel coccio che risale solamente, ma forse puoi capire che quel coccio si è prodotto a causa di un evento e quindi di una narrazione. Quindi questo deposito di narrazioni è una cosa che può far rinascere anche la museologia, diciamo, la museografia, perché fa concepire diversamente proprio la progettazione del museo stesso. Diventa come se fosse un film che si srotola nello spazio, che si vive progressivamente da ambiente in ambiente, e questi ambienti possono esprimere una qualità molto elevata dal punto di vista artistico. Non sono più, come dire, le cose ricostruite con gli animali imbalsamati, un po' di foresta, ma sono proprio delle vere e proprie storie che utilizzano il potenziale narrativo di tutti questi strumenti che conosciamo. Cioè, qui c'è dietro tutta la cultura del cinema, no? C'è dietro la cultura del dialogo interattivo, c'è dietro la cultura della documentazione, del documentario, ma c'è proprio questa dimensione molto ampia dal punto di vista della narrazione che si può evidenziare. Allora, questi ambiti diventano ambiti di forte suggestione emozionale,
e quello che può colpire è che ti lasciano dentro qualcosa, come un'esperienza, un senso di esperienza vissuta, e che ti fa venire voglia poi di andare a recuperare invece tutto l'aspetto informativo, di studio, di approfondimento che è necessario anche dietro questi argomenti così pressanti, no? così pregnanti. E questa è un po' la chiave, diciamo, con cui noi abbiamo sviluppato questa concezione di questo museo di narrazione, su cui abbiamo fatto un libro che è uscito 2 anni fa, che si chiama appunto Musei di Narrazione, e che raccoglie tutte le nostre esperienze in questo campo, sia dei musei sia delle mostre tematiche. Cioè laddove troviamo delle commissioni che, poi qualcuno ieri o l'altro giorno diceva della mostra che abbiamo fatto su Fabrizio De André, ad esempio quella mostra che ha avuto un grande successo di pubblico, è stata molto rappresentata in Italia, ce la continuano a chiedere, è stata una mostra che ha lavorato proprio su questo, insomma sulla qualità narrativa del pensiero di una figura come quella di Fabrizio De André, insomma. Fatto con questo criterio sostanzialmente, così come abbiamo fatto con questo criterio un'altra grande mostra, anche quella è stata una messa alla prova veramente durissima che mi ha fatto perdere qualche mese di vita, sicuramente nel conto finale lo dovrò scontare, che è stata la mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, che è stata fatta a Torino e che mi è costata quasi 2 anni di lavoro, 12.000 metri quadrati di esposizione con dentro aerei, carri, cannoni, l'ira di Dio che non ho visto neanche più raccontare, ho quasi rimosso dalla mia mente, e che si era basata su una scelta molto, come dire, non scontata e non sempre digerita nella sua parte iniziale, perché al posto che fare la mostra celebrativa, che non interessava poco, abbiamo voluto fare una mostra narrativa, cioè proprio di entrare dentro costantemente tra gli elementi della storia con la S maiuscola agli elementi delle storie delle persone con la S minuscola. Per cui c'era questo feedback continuo in cui uno si riconosceva, si ricordava perché sua nonna gliel'avevano detto, perché suo padre, perché lui stesso aveva vissuto. E quindi questo coinvolgimento delle persone che era meraviglioso, e è stato anche quello un grande successo, perché tra l'edizione principale, che è durata 9 mesi, salvo i mesi invernali perché non si poteva riscaldare sto posto, e la proroga di un altro anno successivo ha fatto più di 1 milione di visitatori, insomma, quindi insomma, è stato anche quella super pubblicata, super... Sì, grandissimi problemi, perché c'era una mostra che aveva, non so, 200 proiettori da gestire, computer, cose, sistema complessissimo. Però anche con le sue, diciamo, incrinature di funzionamento tecnologico, del resto la tecnologia è anche questo, insomma, la tecnologia funziona o non funziona. E quando non funziona bisogna anche adattarsi al fatto che non funzioni, per cui si fa senza, insomma. E non sempre bello, ma in questi casi dove c'è tanta roba, dove si vive un impatto, diciamo, potente dal punto di vista della percezione, dei suoni, delle immagini. Noi abbiamo scelto di fare lì, ad esempio, una mostra che non avesse barriere verticali, cioè che non fosse concepita come salette una dietro l'altra, perché era uno spazio meraviglioso delle OGR, questi grandi capannoni delle Ferrovie dello Stato, e lo spazio di per sé era un contenitore storico potentissimo, per cui perché doverlo imbrigliare dentro delle stanze fatte col cartongesso, appunto io odio il cartongesso, come avete capito, no, in verità no, però insomma. E allora abbiamo detto, ma scusa, l'Italia è vero, c'è la sua storia ma anche c'è la sua geografia, l'Italia è anche un grande paesaggio, un grande scenario, cerchiamo di mantenere il rapporto tra questo scenario del tempo e il scenario dello spazio, e allora da ogni punto si può vedere il resto della mostra,
E difatti è interessante che all'inizio avevamo creato questa, le prime stanze sono divise perché era necessariamente dovevamo usare stanze già prefigurate così, ma poi si entrava da queste stanze divise in un'altra, all'inizio di questo gigantesco prima stecca, diciamo, di questa esposizione, dove però tu ti trovavi di fronte a un teatro che abbiamo ricostruito con 9 sipari che raccontavano ognuno una città pre-Unità d'Italia. Ogni sipario scendeva con un meccanismo proprio scenico, scendeva ed era uno sipario disegnato e parzialmente realizzato, poi finito. Per cui c'era Napoli, ad esempio, che c'era un pezzo di Vesuvio, poi c'erano dei tratti che come fosse una specie di sinopia del lavoro inconcluso, ma questo ci serviva perché poi li usavamo come fondale per proiettare. Quindi quando scendeva questo scenario vuoto, improvvisamente si animava di tanti personaggi che raccontavano attraverso il linguaggio dell'opera, del melodramma, insomma, le varie culture, le varie diversità dell'Italia pre-unitaria. Quindi erano proprio mondi diversi, no? Come sappiamo. Però questi mondi diversi erano attraversati da questo esprit melodrammatico che quasi li ricuciva insieme, per cui il melodramma andava oltre queste diversità e allora abbiamo pensato che potesse essere rappresentato al teatro. Ma questo ci era molto funzionale perché lo spettatore entrava in questo posto che sembrava chiuso così, però improvvisamente lo scenario si alzava e boom, lasciava vedere, intravedere lo squarcio di mostra che c'era dietro, che aveva una profondità enorme, per cui improvvisamente ti apriva un paesaggio, no? E quindi era un colpo di teatro sostanzialmente. Ma era funzionale perché noi avevamo anche, per dare anche un po' il senso del tempo, abbiamo dato anche una progressione di strumenti, siamo partiti dai busti, da questi 64 busti che si poi rifrazionavano al loro interno in una distesa di busti che diventava popolo, no? Busti sì, abbiamo fatto fare 64 busti proprio da uno scultore che ci ha messo lì a fare Mazzini, Garibaldi, quelli. Però questi stavano in una scatola che attraverso anche una cosa di proiezione si rifletteva e per cui dava l'impressione che ci fosse un'infinità di busti dentro quella. Per cui dalla scultura siamo passati alla pittura, dalla pittura al teatro, dal teatro alla fotografia, dalla fotografia lentamente al cinema, alle nuove tecnologie, anche per dare proprio un'evoluzione storica, diciamo, dal punto di vista dei linguaggi e che accompagnava anche il percorso storico della mostra, che peraltro non era basato su una cronologia, ma su delle tematiche. La mostra, questo è stato, diciamo, ovviamente noi abbiamo collaborato con due grandi storici che erano Giovanni De Luna e Barberis, mi è sfuggito anche il nome, incredibile, ho dovuto rimuovere parte, cioè l'oblio, no? Ho dovuto rimuovere parte di quell'esperienza perché era stata molto invasiva nella mia mente, davvero, e loro hanno fatto Walter Barberis, e avevano fatto questa scelta molto coraggiosa e molto condivisa anche da me per quel che contava, di mettere in evidenza delle tematiche che erano state nel corso di questi 150 anni inclusive rispetto all'idea di italianità o esclusive. Quindi fare questa scelta che poi non è stata così elementare, insomma, parzialmente insomma, abbiamo dovuto virare su altro, ma però insomma la campagna, la scuola, la religione, piuttosto che la guerra, piuttosto che, cioè elementi in cui si poteva ritrovare una spinta inclusiva o esclusiva, cioè ad esempio la mafia, l'isola della mafia che abbiamo messo in scena, che non era così scontato raccontandolo in una storia d'Italia, oppure che avevano tutte e due gli ingredienti. La Chiesa, ad esempio, è stata parzialmente inclusiva e parzialmente esclusiva, perché nella sua parte di curato, di campagna, nella parte più sociale, diciamo, è stata molto inclusiva, cioè ha fatto molto gli italiani,
mentre nella sua parte più curiale e più, diciamo, di vertice, più politica anche, ha avuto invece un ruolo esclusivo, no? Cioè di andare un po' contro l'idea di italianità. Però è stata un'esperienza veramente molto bella dal punto di vista progettuale. Non so se vi interessa, ve lo faccio anche vedere. Ma dura pochissimo, anzi dura talmente poco che non la riconosco neanche come mostra, ma però vabbè. Però non ce l'ho qua dentro, ah sì, ce l'ho qua dentro, sì, perfetto. La migrazione, l'immigrazione ad esempio, questa grande rete. Adesso lo vedrete viaggiare come un fulmine sto video. Qui. La redenzione italiana cominciò dal momento in cui l'uomo della stessa terra con il miglioramento delle sorti vitali pericolanti fratelli. Si è di rialzare la sua reputazione. Di far sì che tutti. Ripetete queste parole una ad una spiccatamente, come faccio io. Coraggio, che in poco tempo imparerete tutte le parole italiane. Sei tu, sì, tutto con me. Questa impresa è una follia. 29 milioni di migranti italiani dall'unità ad oggi hanno dovuto abbandonare. Mia madre, mentre mi salutava tra le lacrime, volle che prendessi le scarpe, quelle buone, di mio zio che era il più elegante della famiglia. Che ti possono servire? Negli anni successivi all'unità e per buona parte dell'Ottocento, la solidarietà è il concetto attorno al quale si organizzano associazioni che lentamente si trasformano. Velocemente ritirato, un altro pezzo, agganciato. Quando qualcuno è solo, continua nel suo lavoro. Propose la sua ispirazione. Il passaggio da un uso elitario dei mezzi di trasporto e del consumo di massa ha favorito non soltanto la mobilità delle merci, ma anche gli incontri e le relazioni interpersonali. Ha contribuito a unire Italia ed italiani. Va ora in onda a colori l'altra domenica. Una trasmissione condotta da Renzo Arbi. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi. Era l'uscita, questo fascione che si alzava e tu passavi sotto, idealmente accompagnando il volo verso l'edizione dei 200 anni, fra 50 anni, che sicuramente non faremo noi. Bene, vi ringrazio. Allora facciamo così, facciamo questa pausa e poi riprendiamo. Io intanto mi porto via questa letteratura dei giallini, me li studio mentre mangio la parmigiana.